We. Ciao. Ciao, raga. Allora, oggi io e Gambur cominciamo la pill. E fa già ridere così. Quanti siete? Vorrei vedere le Ma mo' parli stats. al plurale, ma... La gioco io a Gaizo. Gamper spera che io perda in fretta, così torno a lavorare in fretta. Come faccio a vedere le stats di Ainub Gamings? Vediamo. Boh, tenendo aperta la pagina di stream per caso. Tanto per iniziare. Madonna quanti. Ah, ciao. Allora, cominciamo. Vi do due dritte se volete. Beh, voi sapete giocare meglio di me probabilmente e dovrete aiutarmi probabilmente anche. Ad ogni modo, direi che cominciamo. Non vanno i tasti. Vanno i tasti. Spero che Harry abbia fatto tutto giusto. Sì, ci Ma chi siamo. è Harry? Harry è quello che mi ha fatto settare tutto e che funzionasse. Dovete sapere che stiamo giocando con setup doppio PC come gli streamer dei giochi pesantissimi. Perché i nostri processori AMD dei fissi non dialogano bene con questo BitSoC, con questo emulatore. E quindi ci tocca usare un computer che gioca e uno che streama. Ci chiamiamo Eric questa run. Let's go. Ditemi se gli audio sono tutti ok, eccetera. Gearball funziona, ragazzi. Certo, io ho preso tutti questi Pokémon. I miei preferiti sono i Pokémon più pesanti sceglibili. Un po' per la body positivity e un po' per poter giovare di mosse come Gearball. Ah, prima scelta, blu. Abbiamo quattro Non ci crede gettoni. manco lui nella body positivity. Abbiamo quattro gettoni che ci permettono di scammarci un Pokémon al laboratorio anche se viola le leggi della Kaizo. E se li utilizziamo abbiamo la rank e i punti dimezzati. Quindi se per caso dovesse capitare uno Slaking, un Rayquaza o un Mewtwo, un pensierino ce lo farei. Harry, non si è randomizzata sta roba! Giusto, la prima è da resettare. Cos? Professionista, signori. Così trai uno, vedi, comincia il trai uno giusto. Ci siamo. Cominciamo già con i fail. Vogliamo darci un nome? No, ho fatto control info. Penso ti passerà molto presto la voglia di darti un nome. Siamo linkati ad Ada nella pill di Isaac e abbiamo una carta comune che se entrambi facciamo ci danno i punti. Su Isaac, Dada deve arrivare a 104 HP sul suo personaggio, penso, e noi dobbiamo trovare un Pokémon che, livellandolo, arrivi a 104 di vita. E la nostra carta, se volete ve la mostro, è questa qua. Fatemi un attimo controllare. Carte, proprietà, interagisce. E questa qua, beh, vabbè, la tridimensionale, con un Doduo spastico e gli altri due pure. E Dada che fa il gigante. Non l'abbiamo ancora fatta, quindi annulliamo. Dai, cominciamo. Sento la mancanza della radio Capparella. Oh, Marshtomp. Non si è randomizzato, sono solo venuti gli starter. Ledian e noi pigliamo. Glaceon! Buono Glaceon. Glaceon con la stab di ghiaccio. Che però ho paura sia quella che hitta 5 turni.
Aura Sphere che non manca. Boh, non è neanche malvagio, non è neanche malvagio. Ma non è vero. Ma guarda che le Evolution 5,25 di base stats, Ah. eh? Che fai? Le butti? Sono tutte buone le Evolution. Non so Ma le perché mosse sono... le. Non sono malvagie, Ah no, le conoscessi, in eh? Vabbè, inglese. Crash Claw è tritartigli. E Icicle Spear è. La lancia di ghiaccio. Potremmo anche mettere Ma giorno, perché è eh? ancora buio? Potremmo anche mettere giorno. Config, dov'era? L'altro mouse. Faccio danni, ve lo dico. Facciamo che chiedo. Chiedo e poi mettiamo giorno. Enrico. Come si metteva giorno? Allora, facciamoci la run notturna. Ah, e ho preso gli oggetti? Sì, non ho neanche visto che oggetti ho preso. Niente, la merda. It's reset time. Fammi capire Icicle Spear che fa. Attacca 5 turni. Infligge danni regolari 2-5 volte per turno. Circa 3. Ah no, ok. Hitta 5, hitta da 2-5 volte. Di media 3. Abbiamo tanta velocità, poca difesa e tanta special defense. Ma io direi che special attack è alle stelle. Usiamo questa. Ah, che è fisica, tra l'altro, ma. No, dai. Ma sta roba è super efficace, non è solo stab. Ah, Buono. però, Oh! Critato! criptato. Ita 16 volte! Ma quanto la smette Vabbè, di itare quante sta ne ha roba? rollate, scusa. Ita 5 volte, cross poison. Hai per caso una pozione? Sì, ce Ce l'ha da l'ho, ma lui? mi Beh, fa recuperare 20 di vita e lui mi ha fatto 27. se rolli ancora bene e cripti, ce Dobbiamo la rollare fai. bene e crittarne un paio. Ti dirò. Cos'è che è Swarm? Vuoi vedere che è Swarm? No. Potenza delle mosse bug. Niente. Ma le E mosse buggate o le mosse degli beh. insetti? Azione degli insetti bastardi. Critta! Critta! Rollato Va 2. bene. E lo accetto, dai, non poteva andare bene fin dall'inizio. Me fa ridere che stai lì a leggere le statistiche come se potessero servirti a qualcosa a inizio del lab. Ma per farci un'idea, per Eh capire, sì, oh, Gambu. nel dettaglio guardiamo le statistiche, sicuramente ci servirà. No. Sicuramente faremo 80 run con questa velocità di leggere tutte le statistiche. Ah, oh, sì, già ti vedo. Chiamiamolo Pardini. Ma sapete che mi ha scritto Pardini proprio oggi? Perché sono 2 mesi che dovremmo fare un progetto insieme. E oggi comincia. Ma non hai blisse, scusa? Cioè, non hai... No, Vabbè. noi abbiamo Snorlax. Gyarados. Chansey contro. Aron contro Chansey. Noi siamo Aron. Va bene. Magari a calcio basso. Roar of Time. Ah, questa qui è la mossa di. La mossa drago da 150. Mi sa proprio che qua non lo superiamo molto bene. Il Chansey. Vabbè. Dobbiamo trovare il nostro Pokémon. Dobbiamo trovare il nostro Pokémon. Super pozione questa. Zinco, vabbè. Aaron, 330 di base stats. Ci prova. Abbiamo. Tiriamo sto Roar of Time. Vediamolo. Tanti effetti speciali. Per fargli 10 di vita. Lei ci fa la 4 per. Bene.
Perché mi si apre sempre la console davanti? Salgo i try? Sì, perfetto. Ok, ho fatto tutto giusto, quindi. Molto bene, molto bene. Chiamiamoci A. Che ci raccontate di bello in chat? Volete un po' di curiosità sulle nostre future giornate? Oggi Aggron, Wingull, Claydol. Claydol contro Aggron. Beh, Aggron le soffre, le 4 per. Abbiamo un po' di mosse d'erba che in realtà fanno 1 per. Bah, Clamp. Fattibile, fattibile, fattibile l'uscita. Il Claydol è incazzato. Sand Veil. Sbaglio sempre mouse. Aumenta l'evasione. Durante la Sandstorm, vabbè, che ce ne Evasione frega. fiscale? Sì, esatto, tu puoi pagare meno tasse mentre c'è la Terrempesta in atto. Ci avete messi al Fantapill? Ragazzi, c'è il comando punto esclamativo Pill, Fantapill, Kaizo, un po' quello che volete. E hanno posticipato, diciamo, l'inizio della Fantapill, nel senso che pure oggi potete, se volete, fare le formazioni e schierarci. Se volete metterci dentro, beh, a vostro rischio e pericolo in realtà. Costiamo pochi punti, è il nostro punto forte. Siamo molto economici. Allora, Special Attack 15, Attacco 12. Clamp ha qualche effetto collaterale in più? Ragazzi, basta uno che lo scriva. Fa contatto Quelli di per i Energy Ball, prossimi. no? Eh sì, penso sia Energy Ball la storia. E se ci fa una mossa forte fisica, potremmo anche fargli contatore. Tipo Meteor Mash. Proprio lei. Ok. Beh. Proviamo a curarci e poi gli facciamo contatore. No, Non posso fare contatore no. adesso su Meteor Mash. No. Come no? Devo predictarglielo il contatore. Allora ti tocca curarti, sì. Sì, mi mette in bassa priorità e fa attaccare lui e poi attacco io. Sì, ma non sopravvivi Sì, ma è comunque. extreme speed. Ma l'energy powder cos'era? Scusate. Niente, me la sono inventata al run di prima. Counter? Niente, vaffanculo. Che voglia. Potevamo azzardarlo fin da subito perché tanto non era super efficace la grass knot lì, quella d'erba. Il prossimo colpo Prossimo colpo non è in mi programma. viene al 60° try della pill, però al Sì, cuore. quello. Separato di GTA invece non è in programma. La GTA famo le gare. Prossimo video Osso! alcolico non si sa perché YouTube ultimamente video alcolici. Non dico che li demonetizza perché non ce li demonetizzano, ma li shadow bannano un pochettino. E siccome a noi piace fare le views, mi sa che. Anche 2 euro ci piacerebbe fare. Comunque, potrebbe essere il nostro primo autoflab. Perché il Sojo Fortress è contro Sentret. Tipo la merda della merda. Poi il fatto che questo Sentret abbia Ira di Drago è un altro conto. Allora, Arm Trust. Perché è così debole? Anche questa, ita da 2-5 volte. Vai in Whip è frustata. Poison Gas avvelena e Rock Slide è frana. Le No. live, una volta terminate, vengono messe tutte per abbonati, ok? Le migliori le carichiamo su Ainub Live. Quindi il canale di Ainub Live contiene le migliori live che sono state fatte. Non dico tutte perché a volte magari ci dimentichiamo di ricaricarle, però le trovate là. Tipo stasera, 7:30, esce una live di Among Us. Fatto male i conti. Pensavo di essere contro Sentret, io. Non Salamence.
Proxlide attitta la fossa, no. Vabbè. Dobbiamo grittare, forse, forse. Porco Giuda! Oh! Ma il nostro socio c'ha 17 d'attacco, eh? Menava! Dacceli i livelli, dacceli, dacceli. Facciamo anche l'8 con questa. Thunderbolt? Ma, amico mio, sei da trastare. Togliamo Poison Gas, che tanto hit al 50%. Ok, abbiamo Fulmine. Che con 9 special attack in realtà hitta poco. Frana, frustata. E braccio teso, penso sia Arm Thrust. Colpo di... No, no, ci dissociamo le braccia tese. No, non braccio... Cioè, teso in orizzontale perché ti fa il colpo al collo, capito? Non teso in verticale. Andiamo subito ad assegnare i nostri primissimi punti. Allora, uscire dal lab. Fatto. Abbiamo fatto altro? No, non abbiamo fatto altro. Pathetic. Dammi le ball. Allora. Oh, è felice il socio. Andiamo a prenderci due robe che ci sono qua e vediamo se scoutarci qualche Pokémon. Però 23 di velocità, cioè non è malvagio, è il nostro Pokémon. Per niente. Siete i miei capitani, molto bene. Ok, in teoria se troviamo uno di questi quattro Pokémon in quest'erba qua e lo catturiamo all'otto è una fatica. Ma direi che... A me piace sto Fortress, eh. Quasar non ci interessa. A meno di irrinunciabili, ecco appunto. No, no. Si rimane su Fortress. Tu, Camper, l'hai scaricata l'app della Fantapila? Hai fatto la tua formazione? Non vuoi sapere la risposta. La risposta è no o no o sì e non ci ho messi neanche dentro. Lascerò il dubbio. Guarda che sei ancora in tempo, eh. Io ho messo noi, e Tuono e Creepy, che mi sembravano due che ne masticassero un po'. Ho scoperto... Tommaso, va bene qualsiasi. Banette. Cioè, se impari le live, se impari le video, quella da 5. Questo è Bannette. Doveva puntare 20 sul rosso. Una citazione a Sdrumox, che giocherà anche lui questa Polyarmon League. Munchlax. Io direi di andare. Siamo già pronti per il primo allenatore. Full Restore, quello che ci serviva. Chi è questo? È Leo? Scusa, puoi tornare dopo? Leo. Sono occupato al momento. No, perché c'è Gardevoir, oh Cristo Dio. Oh merda, vabbè. Gardevoir neanche parla. Sarà occupato. Ci siamo anche noi, è da qualche parte nel mondo. Devo ancora capire dove, ma voglio trovarci. Vediamo cosa c'è qua dentro o andiamo diretti all'allenatore? Skarmory. Ma io un Pokémon con le mosse così buone non so se... Posso fuggire? Ok, Skarmory è più veloce di noi. Non mi piace. Tiriamo le scarpe da corsa, va? Hai una bacca da mettere? Fammi controllare, non credo. Però abbiamo pozione, full restore, lava cookie ci toglie gli status. Abbiamo due bacche. Questa pulisce ogni status problem, non male. Ma sai che gliela diamo? Bella idea, bella idea. Boh, curiamo e cominciamo a fare i nostri primi allenatori. No, ho giocato un pochino. La Torre Sprout è abbastanza faticosa nel senso che ti prosciuga i PP. E questo Pokémon che ne ha
più di 5 mosse in totale da poter fare. Non è malvagio. Magmar, Rock Slide. Vediamo. Ma mena, eh? Abbiamo shottato un Salamence. Non capisco perché non dovremmo shottare un Magmar, effettivamente. Prendiamo anche una mossa. U-turn. Az. U-turn è una mossa che è bandita solo se abbiamo il Pokémon... lo schiavo, diciamo. Perché me lo switcherebbe. Però se non ho lo schiavo, non lo switcha. Eviterei comunque di insegnargliela. Ultra Stab. Cazzo, è vero che è Stab con Bug. No, dobbiamo assolutamente tenercela. Cosa togliamo? Vine Whip. Via Thunder. È ottima per l'inizio. Sì, no, è ottima per l'inizio. Infatti la... Sì, la cazzata la teniamo, sicuro. Dovrebbe essere un 80 power. Thunderbolt non userei mai. Cazzo, è una mossa così forte. Vero, eh. Vabbè, via Thunderbolt. Ma pure U-turn è speciale, scusate. Non è fisica. Ah, no, è fisica. E ce la sentiamo? Sì, ce la sentiamo. Sì, lo so, 10 di special attack. Però ho detto, magari mi sale, magari torna utile. Ok, Steelix già un problema. Uno dei preferiti, Steelix. Andiamo con la mossa lotta che colpisce più volte. Vediamo che succede. Ah, è sberletese sta roba, tipo. Non sembra fregargliene niente. Hitta sempre 5 volte, però, è il nostro. Acupressure. Ma fammi leggere Acupressure. Perché è una mossa che devi fare 5 Acupressure per fare una fatica. Aumenta una delle statistiche di due stage a random. Ok. Cioè, vuoi rubargli il Pokémon all'allenatore? No, non posso, però volevo solo un po' capire come funzionava Acupressure. E gli è mandata la Special Defense stavolta per sbaglio, quindi a noi ci va bene. Dai. Dai, no, due volte. Sicura? Porco Giuda. Che fa questa? Mezza vita. Porca merda. Può essere un problema. Perché noi danni ne abbiamo pochi. E dobbiamo rollare alto per farne tanti. Comando cura. Sì, ma no. È infinita sta roba. Comunque fai partire registrazione in caso e Audacity. Dai, capi? Sì. Vediamo se... Speriamo non laghi. Non dovrebbe. Acupressure cosa aumenta? La difesa! Là. Sì. No, pensavo ci fosse pure curato. Buono. Prossima mossa la impariamo al 12. Ma era un Caterpie più cresciuto che non ti ha fatto danni o cose? Ha fatto solamente mosse di... Rafforzatore. Di buff. Ok, qui abbiamo un bel U-turn. E non ce lo toglie nessuno. Coleottero contro i soci psico va sempre bene. Ma noi siamo intoccati. Potremmo anche andare avanti e fregarcene. Tanto non li finiremo mai, non perderemo mai per i PP. Ma non danno punti questi allenatori? No, non danno proprio un cazzo di punti. Prossimo livello è mossa. Pikachu, boh, come lo scopiamo Pikachu? U-turn.
Ma può avere statico Pikachu, che è la sua abilità, probabilmente? Abbiamo la bacca. Ok, forse abbiamo sprecato la bacca. Ok, la bacca poteva attivarsi un po' dopo, in realtà, eh? Abbiamo un boato di attacco fisico, quindi se ci colpiamo dovremmo farci anche tanto male. Blast Burn è... 4 per. Grazie, Joele, dei 2 franchi. Un piccolo passo per l'uomo. Le trai, le leggi in basso a destra, sono 4. Campe, non so se hai notato, questo ci ha appena missato. Quanti rane ha riavviato? Ma tu lo senti l'alert? Sì, sì, sì. Abbiamo fatto 4 run comunque. E questo qui, Pikachu, ci ha appena missato un 100... Ma puoi streamarmi OBS, che così almeno vedo... Vuoi che sia in OBS? Vedo le grafiche, le cose, non capisco niente. Ti stream OBS. Arrivo, ragazzi. OBS. Però lo vedi piccolo, per quello. Ah, perché mi dici che mi serve vederlo grande? Tra l'altro ti fa ma vedere. Ma non OBS così, mi intendeva proprio... Ma che è? Ma che è sta roba? È la roba dei punti. Ma cosa mi stai streamando? Adesso ti streamo. Questo? Ma siamo da capo? No. Ah, perché OBS ha dei... Vabbè, ti scrivo lo schermo 2. Sì, almeno vedo le cose. Eccoci. Allora, Pikachu ci ha appena missato un 90 di accuracy, 4 per 150 danni. Quindi, o U-turn itta e la confusione non ci ammazza, o abbiamo perso. Siamo salvi. Molto bene. Abbiamo sculato. Che tu le salvi le cose sul tracker? Ma vabbè, di sapere che Pikachu ha Blast Burn lo sappiamo già. Non abbiamo ancora trovato Pokémon che hanno tanto attacco, tanta difesa. Uno Steelix che ha poco attacco, ce lo vogliamo salvare. Uno Steelix che non ci ha mai attaccati. Cosa stiamo imparando? Moonlight, bannata. Vabbè, peccato. Nidoran, Maskiox. Basta lottarci da soli. Questa non ci fa danno. Molto bene. Non ho capito che abilità c'ha, per cui si è buffato dopo aver fatto headbutt. Ah, c'ha speed boost, ok. È la mossa di ninjas, che la passiva di ninjas, che ogni livello gli dà velocità, ogni turno. Acceleratore. Boh, andiamo a curarci e... il Mico Fortress ci piace. Non andrà lontano, però la torre Sprout, posso dire... possiamo affrontarla. Fai la roccia. Non so cosa voglia dire fai la roccia. I punti esclamativo, fantapile, eccetera, dovete scriverli tutti attaccati, ragazzi. Basta. Vespequen. Con le scarpe da corsa attive trovo il doppio dei Pokémon nell'erba. Potrei anche ragionare su questa cosa qua. Tra l'altro mi sto streamando lo schermo, quindi ho mezzo secondo di delay e... se mi sclicco, sappiamo già il perché. Allora, qui ci sono 3 oggetti, andiamo a prenderceli. Burn Heal. Miltank. Questo chi è? Atrix. Ah, Atrix.
Tatillo, anche a me ieri Miriam mi ha fatto un mezzo pompino. Eppure non me lo vado a flexare in giro. Coglione ottuso. Tipico Tatillo che ti racconta le sue avventure 10.000 volte. E che probabilità c'era che ci fossero due zinchi uno di fila all'altro? Ma io direi che è ora di cominciare a committarli questi zinchi, eh. Special Death, abbiamo 28. Siamo belli tank, eh? Ma è equilibratissimo sto Pokémon. C'è zero special attack e non gli diamo massi d'attacco speciale, quindi E siamo a zero voglia di posto. vivere. Non ho Gambero, questo Pokémon va avanti. Pure Furrestorm, ma ci abbiamo tutto. Impossibile perdere alla prima palestra. Poi vediamo. Perché non posso fuggire? Devo togliermi la corsa automatica. Empoleon. Ah no, è quello prima di Empoleon, questo. Oh, guarda quanti pochi Pokémon si trovano senza corsa. Grazie, About Gabs. Con Fantapil Twist. Non lo so. Questo è Sidonia? No, è Un Creepy. piccolo passo per l'uomo. Un grande Grande passo passo per farci per arrivare a arrivare a fine fine mese. mese. Bam. Con Fantapil Twisto? No. La miglior squadra Pokémon di tipo terra. Seguimi per altri contenuti. Sì. Citazioni vecchie di 17 anni. Allora, qui potremmo, se vogliamo fare le cose fatte come devono essere fatte, skippare questo allenatore. Passare da questo pertugio e andare a prenderci un po' di oggetti in giro. Mario, ciao bro, come stai? Sembra che Onyx e Charles provino una certa simpatia nei tuoi confronti. Toh Mario, dagliela. Davvero, addirittura. Ah, questo è un revitalizzante max che non potremo mai usare. Molto bene. Polimafioso. Ah, qui c'è un oggetto. Flame Orb. Non si può usare. Grande fungo. Masseo, Poli, questa è la tua ultima pill. Poli, da domani 1000. Poli, levati dal cazzo, Poli. Fatemi correre di nuovo. Scusa, io devo. Ago, sono il re del bosco, sono il re del bosco. È una fatica. Ma dovrebbe esserci un oggetto qua sopra, esatto. Spooky Plate non serve a una sega. Eh sì, eh. Siamo noi questi, Gambur. Ma te prego, spero di no. C'hai pure gli occhietti levati cruda da Swag Boy. Oh, cioè, sì. Spawn, non dirlo a Camper, ma finché gioco qui non devo editare i video. Camper, ho visto Level Arceus spicchiarsi in cima al Monte Argento. Sono preoccupato per Arceus. What? Il tizio ci dà spaccaroccia. Allora, un oggettino qua prendiamo. Reaper Cloth, Ehi, un ok. Pokémon, e io ho un M4. Boh, andiamo dall'allenatore Rank Killer. Madonna, solo incenso abbiamo trovato, ma sono tutti gli oggetti con un senso, sembrano. Correlati. Pirate City. Tu l'hai giocato Rosso Fuoco? No, è Heart Gold, Soul Silver. E No! Argento e Oro? Sì, ma avevo 10 anni, chi se lo ricorda? Io Argento l'ho tipo finito 365 volte perché era il mio unico Lo gioco di sappiamo che è tempo Pokémon. da perdere. Ma Ludwigsk. 300 volte da finite l'altro ieri, cioè non. No. Da quando ho 7 anni in poi. Non so se è frustata. Ma secondo me facciamo più danni con U-Turn. Attiviamo la frustata per capire.
Questa non ci deve far niente. Insomma. Sfiga. Ma fa di U-turn, no? Eh sì, vediamo con U-turn. Ah, infatti, molto meglio. Sì, U-turn fa circa 100 danni perché sta 100... 105. E controlliamo... Attenzione, controlliamo che il nostro Pokémon non arrivi per caso a 104 di vita. No, ne mancano un bel po'. Jinx. Vabbè, U-turn è stab. Dai, su, U-turn è 4 per in teoria, no? Sì. Teoria lo shotti, poi. No, 4 per no, però... Poi in pratica... È 2 per più stab. Il problema si porrà quando abbiamo il Pokémon schiavo, che non possiamo usare più U-turn. Torre Sprout. A noi due. Ma vatti a curare prima? Sì, sì, certo. È sulla strada, è sulla strada. Cioè, Giova annuncia le cose mezz'ora prima. Sono 200 mosse avanti agli altri. Vediamo. Primo, hello. Sì. Ma questo è un personaggio vero del gioco. No, no, non voglio fare... Non voglio fare interviste. Via, 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 paparazzi del cazzo. Aveva la faccia da streamer, effettivamente, sì. Aveva più la faccia da Valerio Staffelli, secondo me. Entriamo? Siamo pronti? Siamo pronti. Vogliamo mettere una bacca, ma tanto ci aumenta la special attack con la bacca, quindi non serve una sega. Qui ci sono... non so se voglio dirla. Siamo... Qui fanno le cure... Cos'è che ci sono? Tutte le persone che stanno facendo cure per malattie... Odontoiatriche? Non odontoiatriche, credo. A meno che una pulizia dentale non ti faccia perdere i capelli, ma... andiamo a sconfiggere il primo allenatore. Se volete puoi giocare a battuta sui fascisti pelati. È un brutto posto di fascisti, dobbiamo sgominare Casa Pound. Allora, in teoria, i primi dovrebbero essere solo Pokémon merdosi, che quindi noi dovremmo provare a uccidere con mosse che non ci sprecano troppi PP. Grande passo per farci arrivare a fine mese. Grazie DaniTV16 per i 2 mesi. Vabbè, è il primo che fa i 2 mesi probabilmente, perché sarà al massimo 2 mesi che streamiamo. Un mese e mezzo. Un trash va bene qua. No, U-turn, ragazzi, ho 20 PP. Vorrei... Cioè, sono tanti, però vorrei tenermeli. Io la fillo. Un trust. Mani in faccia per Tangela. Per le tese. Porco Giuda. Crittato pure, vabbè. Non dovrei perdere HP contro i Pokémon al 5, effettivamente. Ho fatto una trollata. Forse U-turn si può anche usare ogni tanto. Gyarados. Gyarados. Senti, sono nato negli anni 90 e Gyarados. Il cartone lo chiamava Gyarados. Per me rimane Gyarados. Che poi non so neanche se è scritto Gyarados. Poi non so se pronunci proprio Gyarados in giapponese. Casa. Grazie Joele Bizza Life Music. Manco sapevo che si potesse fare. Non sapevi che si potesse fare l'abbonamento? Camper, spiegagli un po' a chi non sa fare l'abbonamento come si può fare. Punto esclamativo sub. Punto esclamativo sub. Oppure c'è un sacco di pulsanti per abbonarsi intorno a tutto il layout di YouTube, credo. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo. Grazie Sebastian per l'euro. Fortress. Allora, tu sei un allenatore? Ma perché sono sceso? No, no, raga, non ho invalidato una sega. Non ho invalidato una sega. Ho preso le scale sbagliate. Non so perché, tra l'altro. Non sono uscito. Non sono uscito, non sono uscito. Mamma mia, se mi invalidano la run perché ho preso le scale sbagliate, perché il gioco è entrato e uscito alle stesse scale. Guarda, impazzisco. Ma non si butta una sega. Ma se esco completamente la torre e vado a curarmi, è un conto.
Ho preso una scalina. Ho trovato più Pokémon del dovuto. Ho avuto più malus che bonus. Non mi rompete le palle. Dopo chiedo al signor Poli. Se mi risponde male, gli abbandono quitto la pill. Gli quitto la pill in faccia in tempo zero proprio. Non posso andare alla torre, ma io posso andare anche a scoutarmi tutti i Pokémon della torre in tutti i piani tutto il tempo che voglio, eh. Grazie Dani di aver regalato un abbonamento. A chi l'hai regalato? Chi l'ha ricevuto può ringraziare per caso? Kabutops. Kabutops lo frustiamo. 4 per. Acqua, terra, no? Acqua, roccia. Grazie Cinghio. Ma Cinghio c'è sempre. È un nome che proprio non dimentico. Sarà che mi ricorda mio padre. In che senso? Cinghio. Quando, Giovanni, non doveva fare i conti. Guarda, secondo me è un appuntamento dallo psichiatra. Quando impariamo la prossima massa? 17? Vabbè, siamo a 16. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per farci arrivare a fine mese. Ragazzi, non mi serve usare gli U-turn. Sono tutti Pokémon al 5 questi. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per farci arrivare a fine mese. Prossimo. Mi metto comodo, va, che è qua. Questo forse comincia ad avere dei Pokémon che non sono al 5. Drapion al 5, no. Qua ce lo buttiamo uno U-turn. Finora ti direi che è quasi noiosa sta parte. Piccolo passo per l'uomo. Perché non sto morendo? Tutto così, chill. Grazie Joele per la sub gift. Non siamo abituati a andare oltre il secondo allenatore di solito. Questi qui servono per liberarci Pokémon. Adesso ci sono i tre allenatori con i Pokémon un po' più forti e poi c'è il capo della torre Sprout. Ah, è super efficace contro Nuzlaff sta roba perché è anche Dark. Non sapevo che fosse Dark già Nuzlaff. Mettiamo in sta scala. Ecco, questa scala qui se la riprendo potrebbe invalidarmi la run davvero perché mi fa tornare all'inizio proprio. Mi fa uscire dal posto. Possiamo skippare il primo allenatore e vedere subito prima questo qua. E poi vedere se fare il full clear o meno. Ma secondo me la full cleariamo easy. Easy. Lo faccio per secondo il primo dei tre allenatori, mi dite? Devi fare tutti gli allenatori. No, qui possiamo skipparlo volendo, quelli che riusciamo. E se lo skippiamo però non possiamo prendere la Pokéball a fianco al cavo della torre Sprout, che è una mossa che potremmo imparare. A proposito di mossa che possiamo imparare, livello 17, Giga Drain, no, non si può imparare sta merda. Comunque stai tranquillo, la Kaizo Police può andare a quel paese. Non hai fatto niente da modo di creepy, so quanto dà fastidio quando trollano. Vabbè, no, non c'è problema, possono trollarmi quanto vogliono, tanto comando io. Simone, esce il ferro. Ma quando ci vuole un po' l'arroganza la buttiamo fuori. Prossimo. Ah, questo... Ok, era schivabile pure questo, ma vabbè. No, devo fare prima quello sotto! Vabbè, ma siamo overlivellati, ragazzi, qui è impossibile perdere. Swampert. Al 12. Va bene. Noi abbiamo Vine Whip che fa 4 per... bisogna farla 4 oppure per... Oppure il classico U-turn stab. U-turn fa circa 105 danni. Questa dovrebbe fare 140? O fa 70 più 35, che comunque è lo stesso danno di coso. 140, vai in whip. Vai in whip. 140 con una mossa da 35. E tra l'altro abbiamo overgrow. Madonna. Abbiamo overgrow che dovrebbe potenziarci le mosse erba, però solo quando siamo bassi di vita. Potenza di massa. Ma cos'è? Il quarto try è quello scriptato per arrivare in fondo? Ma ho visto che anche altri streamer al quarto try sono andati avanti. Credo che sì. Poli abbia un po' scriptato le run.
Steel Psychic. Qua gli buttiamo Uturn, che è poco efficace contro Steel, molto efficace contro Psychic. E non fa... c'hai scelta. Fa uno per... Ma siamo Bronzorg. Le facciamo su Twitch perché evidentemente le stiamo facendo su YouTube. E penso che se streamassimo contemporaneamente... Grande spiegazione, se, grande... Penso che se streamassimo contemporaneamente entrambi i posti e ci arrestano. La full cleariamo, ragazzi, la full cleariamo. Vorrei che ci potessero essere i sondaggi su, su YouTube, come su Twitch. Magari ci sono, Un po' di ludopatia con ma ci sono. Ma ci sono i sondaggi, fai... Fai i poll. L'esclamativo, qualche parte c'era, li facciamo una volta. Prova a fare slash poll, magari ci sono dei, dei comandi. Indaga, indaga, mentre io scopo Mi ricordo Mr. Mimmo. E partivamo nelle premiere? È vero, tra l'altro, sì. Però fare slash poll. Ah, ecco qua, abbiamo un sondaggio. Qua devo scrivere. Fulcriamo la Torre Sprout, sì o no? Battiamo sto coso. Battiamo sto coso? Sto vecchio di merda. Guarda, ha fatto il sondaggio, che ci vuole? Vado subito a votare di sì. Però non ci sono i punti, quindi cioè, il sondaggio non è che dici scommetti, prendi le bet. Ho trollato. Ho fatto scomparire la chat dalla mia schermata, un secondo. Grande streamer. Pannelli, chat. Rieccola. Vi lascio votare a voi un attimino, come stanno? No, non si può streamare contemporaneamente di entrambi. Cioè, se si è partner di Twitch, puoi streamare esatto. Da uno o dall'altro. Cioè, non c'è più l'esclusività di streamare solo su Twitch, per questo siamo tornati su YouTube, ma non si può fare entrambi. Credo. C'è Grazie gente Serena. Che streama contemporaneamente su TikTok e Twitch, ad esempio, però credo che Twitch e YouTube non si possa. Poi magari adesso si può, ma... Vabbè. E qui è un stab super efficace. Impossibile farsela mancare. Ma che vuol dire che... Ma c'ha una abilità che lo fa resistere? Boh. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per farci arrivare a fine mese. Grazie Serena. Vabbè, io ringraziamo 7 volte perché a me l'allerta arriva dopo. Cos'è Aftermath, ragazzi? È un'abilità che mi fa... Mi scopa quando lo ammazzo? Più def, segna, più def, segna, 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 segna! Più segna! Segna, segna! Grazie, grazie. Non pensavo fosse così... Raiada, no? Vogliono i punti della pile per quella. Bastava Arm Trust, ragazzi. Non lo so, magari c'ha le cure. Devo ancora un po' studiarmi se c'hanno le cure o meno sti allenatori. Segno della croce su Zapdos. E ad lui, il run killer di oggi. Cominciamo a fare delle supposizioni. Ma ci dai, curiamo. Dai, è un uccello. Ci curiamo. Prendi la sassate. Ci curiamo. E ci prendiamo poi il danno. Ti fa tuono stab. Con Rock Slide lo scopiamo. Figa, 150 di mossa. Con 54 di attacco. Lo sciotto. Lo sciotto. Ah sì, Rock Slide sciotti. In tua cura, mi piace. L'ho presa di mia spontanea volontà, poliziotti della pila, sta scelta. Rock Slide. Itta. Vabbè, c'è il 90% di hit. Qualcuno ha detto lo shotti, però l'abbiamo flinciato. Però l'abbiamo flinciato. È come averlo shottato, quindi. Se entra l'altro 90%. Run scriptata? Eh sì. Ma cosa vuol dire? Non ho capito, moriamo? Scusa. No, non siamo morti. Perché non è morto? Che mossa è? Rolling kick. Ah, fa 60 danni. Ha rollato l'attacco sbagliato. Che è successo? Penso siano sui A killer i cosi. Roll basso. Ha rollato basso, esatto. Beh, solo, cioè, ci sta che... Con New Turn è 100% kill. Ok, sì, vai, vai. Se lo cura, ci curiamo e lo rock slidiamo e va bene. Calcio rullo. E ci vediamo anche un livellino qui, te lo dico, che Zapdos paga. 580 di BST, paga. Certo che lo prendiamo un livellino. Buono.
Psycho Boost però è speciale, eh? Diamogli un'occhiata. The user attacks the full power, the attacks recoil sharply, reduce the user special attack stat. Questa la skippiamo. Inutile. La skippiamo. Diva Pump Psycho Boost. Nidoqueen, perfetto. Ci curiamo. Qui obbligo. Diventi. Adesso un bel lanciafiamme. Figa, ma buttarmi un full restore qua è criminale. Potion. Vediamo che ci fa e poi vediamo se buttare anche la pozza grossa. Se avessi battuto Nidoqueen senza usare la pozza, facevamo una. Potevamo essere in ramper. Già una lo fatica. Vedo, un bel fuoco bomba, un bel lanciafiamme, un bel incendio. Io credo che la scelta qua. Cioè, fanno tutte lo stesso danno ste mosse praticamente. Vai di stab. Facciamo stab U-turn. Fa 30. Sì, fa 50 danni U-turn. Fa un po' più danno. Speriamo po' poca difesa. Ne ha poca difesa. Raga, glielo segniamo poca difesa? Glielo segniamo poca difesa, sto coglione? E lo mandiamo a casa. Figa, U-turn, stavo quasi per non insegnarlo, non pensando che fosse stab. Ci ha letteralmente svoltato tutta la run. Finora. Sondaggio completato, ragazzi, abbiamo vinto. E dopo questa vittoria della Pill, noi ci ritiriamo ETM 70. E questa? No! C'era acqua fresca qua a fianco che potevo prendere. Io pensavo fosse la mossa che mi dava lui che potevo insegnare solo alla fine. Avevamo 50 cure gratis e non le ho neanche tirate. C'è un altro? No, era un po' conservatico. E guardiamo subito la TM70 cos'è. La ball non dovevo prenderla prima. Ah, ok, non potevo prenderla prima, siete sicuri? Ho fatto la TM70, adesso vediamo cos'è. Magic Coat. Non ci serve per una sega. Adesso. Se riusciamo a uscire vivi da questa torre sprout, cioè se riusciamo ad arrivare a quella scaletta senza che un Pokémon selvatico ci ammazzi, abbiamo il full clear. E si gode. Allora, punti. Torre Sprout, più 15. Certo che l'ho completata. Ora, dobbiamo fare Falkner. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per farci arrivare a fine mese. Cos'era la Union Cave, ragazzi? Era quella che poi diventa la... Che si collega al pozzo Slowpoke, sì? Tocca andare da Falkner. No, da Bugsy. Tu vedi anche tu questa schermata dei punti, Andrea, vero? Sì. Beh, te la metto... La metto via. Mo. Sondaggino. Falkner, lo facciamo o non lo facciamo? Comunque ho preso voi, Poli e Crappo al Fantapil. Mi spiace. Anch'io ho preso Crappo, non ho preso Poli perché Poli è un antagonista. Curati pazzo, e cosa ho fatto ragazzi? Per il Discord bisogna essere abbonati e poi vabbè in chat qua punto esclamativo Discord per avere l'accesso al Discord. Si fa Falkner adesso. Let's go. Fanno bene qualsiasi tipo di abbonamento. Anche su Twitch, se volete, può accedere al disco a tutti i costi. Kingdra.
Interessante. Pestano questi, cazzo. Qua è sempre U-turn. Vuoi fare il sondaggio, Camper? Usciamo dalla palestra? Ma tanto non dà punti, e che serve fare i sondaggi? Ci sono mica i punti canale. Capisco. Questo... No, ma non ci fa danno. Ok. Che sono inutili, a meno che non vuoi chiedere alla chat... Che ne so, un consiglio o chiedi cosa vogliono vedere o fare. Cioè. Un piccolo passo per l'uomo. Grazie, Mauro. Faccio arrivare a fine mese. Prossima mossa al 23. Madonna, se impara mosse, però. E impara 15. 23, 28, 31, 33, 38. Tutte le vicine poi, tra l'altro. Mi piace, mi piace. Altro fallito. Quanti punti siamo? Ancora nessuna mossa di fuoco, sto... Questo Fortress si è preso. Questo Fortress è un Fortress fortunato. Si è preso un Blast Board da Pikachu che ha missato. U-turn è sempre più forte comunque in queste situazioni, eh. Robe da matti. Wine Whip è da cambiare. Ci serve un bel... Foglie Lamax. Dovrebbe essere fisica, no? Foglie Lama. Silicon. Questo qui. Ciao, Joe. Joe. C'è Joe? C'è Joe in chat. 38 cosa? Boh. 38 era un vecchio numero meme. Oddio, sì. Però era roba del 2012. Ma sta quindi... quella roba. No, noi... Raccoon. Raccoon. Dexter. K. Falkner, andiamo? No, no, non c'entra nulla con la rule 38 del video di ieri. No, la rule 38. Comunque, hai visto che ci hanno commentato qual è la rule 38? Sì, pensavo... Su internet non esiste un limite, neanche il cielo, tipo, una roba del genere. Vabbè, è U-turn player questa roba. Simulator. Al 23 abbiamo la mossa. Ne ha un Pokémon, è il bastardo. Figa Smeargle. Smeargle shot. Oh, eccola la mossa di fuoco che ti manda a rifare la run. Porco Giuda, quattro fera c'è entrata. Era solo questione di tempo. Da Smeargle. Da Smeargle. Back to the lab. Non doveva succedere. Potevamo battere la prima palestra e farci... Potevi criptare... 25 succosissimi punti. E ci risiamo a scegliere il Pokémon verde al laboratorio. Uno Smeargle ha disegnato la via per il ritorno al laboratorio. Sberletese era super efficace. Va bene, ragazzi, ma... Diciamo che con U-turn facevo 105 danni e con Sberletese ne facevo 30, 60, 90. Diventava più utile dal quarto hit in poi e non era scontato che ne facesse 4. Ah, Joey, non è colpa nostra, chat, che si frizza. È colpa di quella merda di Streamlabs. Ah, il grandissimo. Stai parlando del grandissimo Streamlabs? Vabbè, ve la riavvio la chat. Proprietà. Un casino. Sta facendo, non si sa. Beh, guarda, l'ha fatto da sola. Chat, dov'è? Ecco qua la chat. Posso proprietà, posso refresharla. Aggiorna la cache della pagina attuale. Ecco, rotta. Non c'è più la chat. vedi, scrivete e compare. Vedi, adesso guarda che mi va bene. Pokémon verde.
Abbiamo settato tutti gli alert, cioè non ci abbiamo proprio voglia di modificare tutto di nuovo. Siamo contro Victreebel, non siamo Porygon, siamo Grovyle. Questa dovrebbe essere l'evoluzione dello starter d'erba. Anche se vuoi, il Discord è aperto. Focobomba contro Victreebel? Siamo noi che passiamo questa run. 7 di difesa e 8 di velocità. Che fa filtro? Diminuisce i danni presi dalle mosse super efficaci di un quarto. Buono. Non è detto che è di Heartgold sto Pokémon. È detto che è l'evoluzione di uno starter di gen successivi alla terza che io non ho giocato troppo. Ho giocato solo a Pokémon MMO, che mi ha fatto fare il ripassone di tutti i Pokémon. E poi da Spada e Scudo in poi ho giocato. Di Sinnoh. A Focobomba. Allora, se riusciamo con la nostra zero velocità a buttargli il Focobomba in faccia, usciamo anche da questo lab. Gastro Acid. Super efficace? Ah no, non fa neanche danno Gastro Acid. Focobomba. Deve andare meglio. Speed boost. Vabbè, tanto attacchi sempre prima tu. Che fa Gastro Acid, giusto per capire. Mi disabilita l'abilità. Non mi interessa. Razor Leaf ci fai zero danni. E hitta Fire Blast. E siamo fuori dal lab pure stavolta. Segniamolo. Tu, molto bello, tanti livelli, ma io ti devo cambiare, amico mio. Non fai troppo sbocco. Close Combat, sì, è forte una volta sola, poi ci shottano sempre. Beh, bisogna pivotare, anche Bisogna perché scoutare. già hai decisamente sculato. Sculato. Scorupi e no. Tiriamo le scarpe da corsa. Ok, Smoochum, qui è la fiera dei Pokémon Baby, dei Pokémon grandi come il mio mignolo. Cinchu, che merda. Mime Junior, ma ancora! Trapinch? No, è impossibile trovare un Pokémon che abbia più di 8 di base stats. 305. Fatemi scappare. Mime Junior. Grande perla. Andiamo nell'altra area che qua mi sa che sono questi i Pokémon che troviamo. Cioè la merda. Abbasso un po' le luci. Sì, accettabile, dai. Ignora sto posto. Eh sì, devo solo uscirci da sto posto, raga. Andiamo a fare la fatica. No. Andiamo a vedere qua se troviamo qualcosa di succoso. Ma è una fatica trovare tutti i Pokémon Baby esistenti nel gioco nelle prime erbe? No, perché la stiamo facendo. Ma se si evolve per amicizia, c'è il tipo che te la porta al max. Eh sì, ma devo farci anche fare un livello a quel baby Pokémon, quindi deve uccidere qualcosa, capì? Ma se lo peschi al 6 o al 7 o al 9 o all'8, che ne so. Allora, Gamber, che ne dici di Miss Magius? Spettro. È un bel Pokémon, ha un buon BST, se non È sbaglio. Vabbè, all'8. quasi 500. Io lo catterrei al buio. Ma sì, questo ti shotta secondo me.
Cioè, dovremmo fuggire e cercarlo al 3, ma... guarda. No, no, cattura al buio, questo T-Shot. Vieni da papino. Vieni da papino, Miss Magius. Niente soprannome. Tanto in quell'erba lì non possiamo più scoutare perché non l'abbiamo preso. Possiamo al massimo usare Miss Magius per scoutare l'erba sopra. Ma... io sarei anche quasi soddisfatto di Miss Magius. O nascondino Fortnite. Ah, Widget? No, di sicuro. Hanno aggiornato un botto questo Widget. Ho capito. Però se devi fare Propant, sono giochi apposta per fare Propant. Propant è una novità che vorrei riportare, però servirebbe un gioco decente. Cioè, Fortnite penso sia abbastanza andato. Allora, abbiamo... Gmod, quando faranno uscire Gmod 2, sicuro. Cambra, abbiamo un po' di problemi su questo Miss Magius. Da dove cominciare? Truant è l'abilità che ciondola di Slaking. Attacca un turno dai, sì e un 5... turno no. Attacca... 5 mosse, ce le hai 5 mosse. Attacca un turno sì e un turno no. Memento ci uccide. Ah no, non è quella che ci uccide, ok. No, sì, sì, ah no, ci uccide sì, Memento. Gli togliamo due stage di attacco, attacco speciale e ci uccide. Abbiamo Cross Poison, che non è, che è una merda perché mi ha fatto di attacco, e Psycho Boost, che è quella di Deoxys, speciale. Che è speciale e ci diminuisce l'attacco speciale dei due stage. Questo è brutto, vabbè, è brutto. Lo puoi usare per scoutare ancora. È quello che faremo. Andiamo a scoutare qua sopra, che è l'ultimo posto che avanza. 22 di velocità, ottima per scoutare. E ci sarebbe questo, la fatica no. Di fare tutta la torre Sprout con Truant. No, Truant no, è un'altra roba. È la carta del Masseo, Truant. Che se trova un Pokémon con Truant... gli danno i punti. Datemi qualcosa che non sia un Pokémon merdoso, vi prego. Dai, ancora Starly. Bellossom... non vorrei proprio fare una run con Bellossom, ve lo dico. Quanto era di base stats? 480, non è merdoso, però... sì, lo so che Miss Magius è immune a tre tipi di attacchi, però hanno sei turni. È anche solo erba, quindi non ha, non ha un 4x come debolezza. Zampillo? Abbiamo... ma sai che è un ben pensierino? Ma perché can't escape? Perché ha più velocità di te. Solo a raggio Zampillo. Secondo me devi catturarlo. Ma questo con gli buttiamo Pokeball. La Pokéball e studiamocelo. Anche perché se ci arriva il solo a raggio siamo nell'iperspazio. Grazie Oliver. Sì, beh, solo a raggio non serve una sega perché deve caricare un turno in realtà. L'abbiamo catturato per salvarci le penne in questo momento. No. Peggio di Miss Magius non può essere. Se non gli guardo le stats a Bellossom, io posso continuare a scoutare qua dentro, ve lo dico. Ma tu muori se scouti ancora. Vado a curarmi, ma io posso continuare a scoutare se non guardo le stats a Bellossom. Io l'ho catturato solo per non morire. Hai un doc con tutte le regole, Camper, se vuoi leggertele. Se no, fidati di me. E moderatori di streamer dei Pokémon, ditemi se è vera sta cosa. Ma anche Bellossom non impara mosse? Ah no. Un uomo sicuro di sé. Ah, Miss Magius impara zero mosse pure. Ah, questo non... sapevo di Arcanine e basta. Glalie, ghiaccio, fuoco... fuoco, lotta e forse qualcos'altro se lo scopano, però. Adesso vediamo se trustare quel Bellossom o prenderci qualcos'altro. Andiamo su per di qua a vedere, dai. Non vorrei ci fossero solo questi tre Pokémon. Devo un po' studiare quanti ce ne sono per ogni zona. Kecleon. Vogliamo farci una run con K e KW Leon. Vediamo se lo troviamo al 3 per scoutarlo, ma penso che non ci andrà di fare una run con quel coso. Dai, faccio una mossa, faccio vedere cos'hai. Dive.
Non mi interessa. E comunque, il fatto che non potessimo scappare per 3 volte da quel bell'ossom mi fa pensare che abbia una bella speed, più di 22. E con più di 22 di speed, poter fare zampillo sempre per primi non è una merda, eh? Trastiamo bell'ossom? Anche perché qua c'è gran poco, mi sembra. Bello! Glali. Dobbiamo trovarlo a livello più basso, però, se vogliamo sapere che mossa ha, perché ci, non trovi più. Ci fa male. Oh! 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 Sulla fiducia? No, sulla fiducia no. Ma è bello raro, cioè... È bello raro. Ed è già all'8. Poison Ground. Muore da psico. Non impara mosse, dicono. No, zero mosse anche lui. Meglio di Bellossom sono tante debolezze. Non impara mosse. Ok. Ah, quelli che si vanno con la pietra non imparano mosse. Va bene, ho imparato una cosa nuova. E Nidoqueen, o hai 4 mosse godlike o ti salutiamo. Io lo saluterei, ti dico la verità. Can't escape, Voltaicle. Mi sa che ci fa salutare lui. No, dai. Guarda, ci teniamo Bellossom, tanto sta rana è già puttane. Lo so già io che quel Bellossom ci farà del male. Ha fatto un bel po' di teletrasporti, molto comodo, devo ringraziare Enrico o chi li ha fatti. Depositiamo Miss Magius. Abbiamo Acid, ma no! Io ho paura che Tossina sia bannata. Natural Cure. Una difesa ridicola. Beh, abbiamo lo special attack che vogliamo, eh. La speed è alta, è 24, lo sapevamo. Natural Cure. Cura ogni coso di stato, di paralisi, eccetera, quando viene switchato o quando completa una battaglia. Non male, non male. Questo è bellissimo, è molto forte. Acid. Perché non c'è anche veleno questo socio? Come tipo... Reset matto per capire. No, no, questo qui, Water Sprout, probabilmente ci va a fare i primi allenatori gratis, eh. Merda. Impara 2 mosse pure lui, però. Perché si vuole pure lui con la pietra solare. A quando le impara le mosse? Al 23 e al 53. Vabbè, vediamo dove arriviamo. È una perdita di tempo sta run. Già ve lo dico. Ho già scoutato tutte le aree non scoutabili. Water Sprout. Dovremmo shottare. Lo fa. Critta pure. Prossima mossa al 23, eh? Stiamo attenti. Qui sempre Water Sprout. E Water Sprout. Madonna, sarebbe stato pure forte sto Pokémon. E tra l'altro non so se Tossina sia bannata o meno. No, mi sa che moriamo. Curiamoci. Salvi! 11. Staran non va da nessuna parte, ragazzi. Non va da nessuna parte. Dovevamo prendere Kecleon. Era lui il nostro game changer.
Comunque poi non so come possa pretendere che noi riusciamo a fare 80 run in una settimana se ne abbiamo fatte 5 in un'ora e un Certo. quarto. Toli! Non è il nostro lavoro fare streaming tutte le ore, tutto il giorno, tutte le Mi aspettavo si filasse di più al laboratorio. ore! Sì, ma infatti poi scripta le ROM apposta per fare il content e poi cosa succede? Questo succede, che le run durano un'ora l'una. Buono, Crit! Meganium. Ok, magari non gli facciamo una sega. Il mio gioco è al 223% più veloce. Tossina non è bannato? Vai di acido. Lo so che acido è super efficace, però. Fa 60 danni. E Water Sprout, sì. Dovrebbe essere. Porco cane. Problema. Risolto. Ci pensa Meganium. Ma quanta special defense abbiamo? 26. Ti credo che non moriamo. Vai di acid. Io vorrei andare di tossina. Guarda, fa lo stesso. Dai, ammazzaci, ammazzaci per piacere, ammazzaci, perfetto. Abbiamo risolto il problema delle nostre erbe per scoutare in questa run erano tre baby Pokémon e tre Pokémon che imparano una mossa, giusto? Non sto sbagliando, non sto esagerando, vero? Nidoqueen. Ma C'era. paura che puoi guardarlo, no? Con il tracker, Col cosa hai? Ti sei log. perso. Pure da qua potrei. Taglio sempre mouse. Tracked info. Open log. Past runs. Ah no, qui ci dice solo questo. Ah, qui devo salvarmeli. Vabbè, non ci interessa. C'è questo piccolo problema che questo tracker, quando apro questa sezione qua, poi rimane bloccato qua, secondo me. Devo chiedere un attimo ai soci della Matrix. Cosa hanno tolto? No, adesso stai fermo. Poi dopo vediamo il log, vabbè. Si può levare questo porca. Cos'è che hanno tolto? Potete spiegarmi? I I log. log? Ok. Vabbè, noi ci ricordiamo tutto. Abbiamo trovato Mime Junior e abbiamo trovato l'altro baby Pokémon. Che era? Poi Nidoqueen. abbiamo trovato Nidoking che si evolve con le pietre e impara una mossa. Miss Magius, che penso aveva con le pietre anche lui, o in qualche modo impara una mossa anche lui. Zero mosse. E Bellossom, che impara Smochum due e mosse. Elekid. E Smochum e Elekid. Guarda, molto divertente. Detto questo, io non posso togliere questo log perché il tasto go back è buggato. Quindi credo che possa fare così io a questo punto. Salvo e chiudo e riapro. Spero vivamente funzioni. Vediamo se riusciamo a far cappare la pill o meno. Ok, no, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Sarà giusto questa run? Perché era Talon il nome che ci ha dato? Vediamo. No, 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 no. Enrico ha fatto un casino. Porco. Ah, perché devo fare così. File, recent, questa era la mia. Sì, era così, era così.
E ci siamo scammati un tentativo nel mentre? No, in teoria no. Dai, ci siamo. Eccolo qua, ci chiamavamo A. A era il mio nome, non Talon. Ora sì che la cosa quadra. Vogliamo il Pokémon blu. Prendiamo il Pokémon blu. Sunflora. Vooper. Brillum. Sunflora fighta contro il verde Brillum. Ma, boh, merda. Earthquake senza attacco. Va bene. Anche in live faccio danni, ma in live almeno vedono quello che faccio e sono in buona fede, no? Lo so che fa sboccare, ragazzi, ma qui bisogna farcelo andare bene. Dobbiamo aumentare questi try, se no non finiamo il gioco. Ma Sunflora? Ma scusatemi, Sunflora si evolve con la pietra solare. Credo. Come dico cazzate. E però impara le mosse. Allora, contro Brillum, nulla è efficace. Abbiamo lo special attack, tiriamo Energy Ball. Vabbè, diciamo che possiamo anche sbrigarci. Rotafuoco. Dai, dai, dai. Questa è per i polli. Andiamo alla prossima. Ah, quindi non è detto che i Pokémon che si evolvono con la Sono andato pietra. a prendermi una Radler e le patatine. Se mi date un minuto lo faccio anch'io, allora. Ragazzi, allora vi lascio con la scelta dei Pokémon, così potete fare tutte le vostre lucubrazioni e poi vado a prendermi un po' di Merendinax. Oh. Allora, Pokémon blu. Abbiamo Duskull contro Roselia. Cominciate un po' a fare un po' di ripensamenti. Sono 80 i try perché c'entrano troppi, ma come potete notare, se in 58 minuti ne facciamo 7 e dobbiamo giocare 10 ore almeno per farne no, di più, troppo. Che mi raccontate? No, non fumo. Niente proprio. Né erba né sigarette. Giocherò anch'io, boh, non lo so. Forse. Eccomi. Si possono fare vedere le birre su YouTube? Non l'abbiamo mai fatto. Ma sì, figa, facciamo i video con le birre, idiota. Camper, io ho qui un pacco di Pringles Hot Spicy che hai comprato tu. Quanto sono hot spicy? Vogliamo fare a cambio? Ti porto le mie Lay's e tu mi dai quelle. Madonna, fammi assaggiare. Ma sanno di ristorante indiano. Madonna, se piccano. Ah. In realtà non piccano per nulla, ma... No, è che hanno il curry tipo, o dico cazzate? Come c'entro il curry qua? Bulk, non lo so, non me lo ricordo. Immangiabili. Te le ridò uno appena ti vedo. Basta che gli metti il tappo sopra. Eh sì.
Allora, abbiamo due belle mosse fuoco e un Pokémon de merda. Che buona sta birra. Ah, è Roselia però, eh? Si esce dall'alba. Allora, Lavaplume 30% di burnare e fa 80. Flamethrower 10% di burnare ma fa 95. Beh, io andrei di Flamethrower. Ma sai che... Piove? Dove piove? Nel gioco, Liga. Non credo. Ah, sì, Drizzle. No! Ma questo è autocounterarsi. Drizzle. Ti sei appena dimenticato le mosse fuoco. Complimenti. Bel Pokémon, Duskull. Nato storto. Shadow Force. Questo qui mi sta sparando una mossa super efficace di quelle controcazzi. Albaretto! Ha fatto. Allora, queste qui sicuramente portano male, le mettiamo via. Andiamo con il nostro Pan Pizza. Che sono tipo, sembrano le sottomarche di cose che ci sono al Conrad, ma sono strabuone. Cos'è che sono? Pan Pizza, sono tipo crostini con sulla pizza. E, ma ci sono anche all'aglio e prezzemolo che sono poggers. Sono le 6:20 a quest'ora, quasi cena, Ho fame. Come le facciamo noi ste run di Pokémon Camper? Sarà impossibile finirle. Dobbiamo farne una fatta bene e allora, fare adesso... tutti i punti. Fai 60 ra- Oh! Segoni! Typhlosion. Buono. Vieni a papino. Oh, mossa fuoco? Onda calda. Buona. Onda calda. Onda calda stab. E si tira dritto. Truant, ma basta Truant! Cos'è Truant? È quella di Slaking, che attacca una volta sì, una volta no. È quella che ciondola. È quella che ciondola. Ma come? Hanno aumentato il drop rate di Truant, perché è il secondo Pokémon con Truant che troviamo. Com'è possibile? Rispecchia la tua natura. Flauto nero, perfetto per metterselo in culo. E vabbè. Hanno scriptato la RAM per te. Tra l'altro c'ha 8 di attacco speciale, vabbè, Mad Bomb non c'è neanche effetto, guarda, non avevo dubbi, possiamo fare solo questa mossa qua. Radicalbe, ora di sinergia, come cazzo si chiama? Radicamento, sì, è quello che è una sorta di parassiseme sul terreno. Non esci manco dal lab. No, non esco manco dal lab, no. Mi stavo anche domandando niente. Perché non stai attaccando, ma noi attacchiamo un turno sì e un turno no. E lui fa 4 azioni a turno, Noctowl. Ah, beh, il turno in cui ci ciondoliamo, se ci curiamo, cambia qualcosa? Aia. Andiamo al bar. Andiamo al bar. Fanculo Typhlosion. C'eri quasi, C'eri quasi. Se avessi avuto tutte le mosse diverse, tutte le abilità diverse, tutte le stats randomizzate diverse, eri un buon Pokémon. Chiamiamolo Spawn, magari porta bene. Magari c'è Truant 2. C'ha slow start e si evolve in un Pokémon con Truant. Tra l'altro, nella la run che abbiamo fatto in streaming di Kaizo di Art Gold, avevamo questo Noctowl con slow start e avevamo quasi clearato tutta la Torre Sprout. E sarebbe stata una fatica da un botto di punti.
Metang. È il nostro uomo Metang. Metang che va contro Spinarak. Qui si esce dal lab. Qui si esce dal lab. Outrage. Oh, che bello. Che bello. Ice Beam. Che bello che sei. Rockhead. Mente Luigi. Oltraggio. Geloraggio. Dolce Bacio, è quello che confonde in teoria, sì. E Copycat. The user, the last move that was used to sexually violate Pokémon. Ah, copia l'ultima mossa usata, che non è neanche male. E Rockhead ci toglie i recoil. Quindi poca speed. Ma non è bannato Metang? No, è la sua evoluzione che è bannata. 4,20. Questo è molto buono. Più o meno. Abbiamo zero difesa, zero velocità. Però abbiamo delle buone mosse. Non è buono. Non è un fabbro. Non è buono neanche per scoutare sto coso. Geloraggio al baco. Ma lo hai autospeedato? Scusa, no. Ma quel filo cosa aveva? Ha fallito la mossa con l'85%. E qua sono punti, si segnano. Uscita dal lab. Non so, sono un po' combattuto se cambiarlo o meno. È da cambiare sta roba in realtà. No, ti dritto. Ice Bucket Challenge abbiamo fatto. Ma vediamo cosa c'è qua mentre andiamo a prendere le Pokéball. E in caso lo trastiamo. Cioè io lo cambierei solo in caso di irrinunciabili. Di Pokémon belli sbroccati. Ma esistono Pokémon con più di 300 BST in queste erbe? Cioè, sono tre rang, è così. Lickitung. Beh, a 4,20 comunque. No, questo è Metang. Sì, no, 4,20 è il Metang. Pensavo avesse meno. Ma Lickitung dovrebbe avere più BST, eh? No, ne aveva 3,50, ho visto. È Lickilicky che ne ha di più. Lickilicky era il nostro Pokémon che abbiamo scambiato con Leo per... per un preferito. Che non abbiamo ancora traforato i preferiti, ragazzi. Incredibile. A detta di Poli e solo di Poli, perché tutti gli altri hanno detto di no. Noi abbiamo i preferiti più sbroccati per... tra le scelte. Io credo che probabilmente Snorlax sia buono e basta. Cambia blind su chiunque abbia più di 4,50. In realtà è vero, perché con 9 di speed ci outspeedano sempre e a furia di una botta alla volta la torre Sprout non la facciamo. Vediamo cosa troviamo. Tipo Lifeon potrebbe essere il nostro amico da 5,25. Prendiamo al buio? Lo prendiamo al buio? Blind, secco? Sì? Prova? No! Oh, non posso scappare. Oh, stavo facendo fuga anziché aprire lo zaino, ragazzi, disastro. Pokeballs. Daccelo. È preso, 100%. Non esce mai questo. Poi se n'era peggio. Oh, sto Metang che non riesce a scappare dai Pokémon selvatici, eh. Cioè, è un disagio. Via subito.
Le mosse A? Belle. Cioè, belle. Adesso le valutiamo bene. No, basta, via. Allora, abbiamo Aerial Ace, che è la mossa volante Air Assalto, quella che non mi sa mai. Abbiamo poco attacco. Draco Meteor, con tanto special attack per... quando siamo nei cazzi e dobbiamo ammazzare. Magnitudo la conosciamo, e Slam è schianto. Mi ha sbloccato. Illuminate. No. Fatemi andare. Vabbè, ma quando prenderai il repellente non sarà un problema, no? Sarà un problema. Sì. Cavolo. Per fortuna che le raddoppia gli incontri, eh. Aspettati. Baston. Leo che si fa spompina. Vediamo che altro c'era. Ma no, non fermiamo. Intanto qui non possiamo più scoutare perché abbiamo già preso il Pokémon. No, regret. Cioè, Draco Meteor ci diminuisce di due stage l'attacco speciale. Però è l'unica mossa speciale che abbiamo, quindi possiamo usarla per shottare. Ci togliamo l'attacco speciale e chi se ne sbatte. Deve solo tirarsi un po' di attacco fisico o imparare mosse speciali. Ah beh. Questo cos'è? Deoxys forma difesa? Uomo Chad. Beh, lo Draco Meteoriamo questo. Tocca. Probabilmente lo outspeediamo pure perché siamo proprio veloci. Deoxys, si vede, c'è nato nei missili. Beh, buono. Crittatona? Brave Bird, siamo morti. Non siamo morti. E si prende il recoil e muore lui. Ce lo devi sucare, Deoxys. Madonna, livelli. Daccene. Hai proteina nell'inventario? Sì, ho proteine, potremmo anche usarla. Probabilmente... buona ses. Allora, vediamo che abbiamo nell'inventario. No, era la... no, ce l'abbiamo la proteina, sì, guarda qua. Aumentiamoci l'attacco. Da 14 a 14. Scalerà meglio più avanti. Aumenta il crit rate quando viene consumata. Beh. Merda. La prima palestra è un sogno. Non facile arrivarci. Però con la combo ne ammazzo uno normalmente e poi shot di Draco Meteor, quelli difficili, dovrebbe essere fattibile andare almeno alla Torre Sprout. Vediamo Magnitudo. Anche se Draco Meteor è comunque meglio, però dobbiamo tenercela per quello dopo anche. Otto. Che mossa mi ha fatto che mi ha fatto 4 danni? Faccio l'attack giù. Sto Ampharos ha 0 di special attack. Ci va bene. Se facessimo un magnitudo più alto di 4 sarebbe... dovrebbe morire adesso.
Godurioso. Ma non credo che abbia difesa su, eh. Abbiamo noi pochissimo attacco, ragazzi. Qui magnitudo è 4 per. Gliela facciamo subito. Lo mandiamo a casa? Lo mandiamo a casa. Ah. Pure grit. Fatemi uscire. Allenatore. Se quel Dracometro fosse stato un Dragon Rage, tutta un'altra cosa. Allora, magnitudo non c'è effetto. Mantine acqua volante. Vaffanculo. Lo shottiamo. Guarda quanto gli scala l'attacco speciale a sto Pokémon nostro. Abbiamo l'attacco speciale a meno 2 e è comunque alto uguale al nostro attacco fisico normale. La mossa quando arriva? Al 15. Vabbè, Tyrogue è morto di Area Race. Bene, bene. Pietra dura. Ho segnato vero i punti dell'aver fatto... Sì, l'ho fatto. Bellino questo. Gallade. Gallade. Ah, non è quell'altra apposta. Non è Gardevoir. Ma comunque... È altra, no, non ce ne fai nulla. C'è solo un altro spot dove cambiare Pokémon che è... Dopo la terza palestra. Mo ci tocca tenere Cilifion perché le troviamo solo Pokémon più merdosi da qui in poi. D'ora in poi. Dragon Fang. Ce l'affrontiamo così questo? No, andiamo a curarci da CPP di Dracometeor. E a prendere le altre due Bolva. E andiamo a riparlare per la seconda volta con Camper Spawn. I migliori. Pietra dura ancora. Va bene. Scaglia rossa. Coccio rosso, come si chiama. Muscle Bank, che perdita di tempo! X Accuracy. Master Ball. Buona. Per mettersela in culo. Qui non ci volevo entrare. Ma come? Non ce la giochi contro Skitty la Master Ball? Torniamo dall'allenatore e poi andiamo a Torre Sprout. Torre Sprout in realtà affrontabile con tutte queste mosse, eh. Il problema è questo allenatore qua. Ditto. Aerial Ace. Vediamo. Non ci fa niente. Abbiamo la difesa, la special defense buone. Proviamo magnitudo. 9, va bene.
Pozione. Ma chi cazzo ha avuto l'idea di mettere le pozioni agli allenatori? Guarda. E il prossimo dobbiamo shottarlo di Draco Meteor. Se no, bisogna curarsi probabilmente. Tail. Immagina. Immagina morire da Tailo. Attacco missato. Blade Kick. Blade Kick. Ma come sei rimasto in vita? Per Stava miracolo? Succedendo. Immagina farsi uccidere da Tailo con la super efficace. Immagina missare due volte di fila Draco Meteor che shotta sicuro. Ma curati, no? Hai finito le cure? No, ma... cioè, Draco Meteor 140 con 35 di special attack se non lo ammazzo. Cazzo. Ho fatto matematica io all'università. 5 anni. Non mi sono laureato, ma l'ho fatta per 5 anni. Possibile imparare una mossa. Via, 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 che tu mi hai fatto sudà. Le Pokéball d'oro sono messe lì semplicemente in post da chi ha creato la ROM per dirti qui davanti c'è un oggetto nascosto, così la gente non diventa matta a cercarli. Vedi, ad esempio, anche qua, quando faccio spaccaroccia qui, quando avrò lo schiavo per farlo, lì c'è un oggetto. E anche qua l'ho già preso, ad esempio. Se no, doverli ricordarseli tutti, magari te ne perdi qualcuno quella. Di nuovo, nel covo di casa Pound. Qua si spamma Aerial Ace o Magnitudo e si esce dalla Torre Sprout. Palpitoad. No, Krogunk. Parasect, Aerial Ace. Aerial Assault. Aerosol. Apricot Berry. Cosa fa? Me lo dite voi, per piacere, che se non così non vado a vedere. Pachirisu. Muori. Come sta andando? Abbiamo fatto 9 try e 90 punti. Una media di 10 punti a try. Abbiamo full creato la Torre Sprout una volta. Sharpen. Fa vedere. È quella che mi potenzia l'attacco o la difesa? Sharpen. Raising the attack stats. Vabbè, ma che ci serve? Non ci serve. Noi vogliamo mosse speciali in realtà. Potenziarci attacco fisico. Abbiamo 19 di attacco e 40 di speciale. Fanculo. Magari ci torna più utile. Spiro. Tutti al 5 questi. Tra l'altro sto pensando che mosse fare, ma non serve neanche pensare. Muoiono guardandoli. Dai, su. 1-2. Power belt, va bene. Abomasnow, questo era bello da avere. Glass Ice, figa. Fuoco, altro che 4 per qua. Baby Pokémon. Ma what? Come ha fatto a resistermi? È il 5. Prossima mossa al 22. Ma le impara troppo di là. Troppo allungate le mosse questo. 22, 29, 36. Allora mi deve fare prima questo, poi il primo, poi il terzo. Vediamo. Gible, Drago. Ma io ce la sparo una Draco Meteor, tanto non ne farò mai più di una per allenatore. Più def a Porygon ce la ricordiamo per dopo, sì, grazie ragazzi. Beh, spero di non trovarlo più Porygon. Ora come ora una mossa speciale, potenziale attacco non era male. Con Sharpen dite. Sì, ci ho pensato anch'io in realtà.
Ora che faccio, tolgo Slam, che tanto ita al 75%, poteva essere togliere Slam, sì. Diciamo che era un po' più positivo e speravo di succedesse di trovare mosse speciali, però le imparo troppo tardi. Allora, con Dracometter lo uccidiamo sicuro. Con Slam, mai nella vita. Butto Dracometter. Tanto non penso che dobbiamo fare più di due Dracometer all'ultimo capo palestra qui della Torre Sprout. Dato che... Ehi! Tu! Io voglio fare full clear, eh? Non hai modo di fare la torre completa? Non lo so, vediamo. Adesso qui ce la camperiamo un po' usando le mosse di merda e... Cos'è Overit? È onda calda, tipo, no, è... Overheat è quella che faceva tipo vampata, è vampata. Ti toglie stats di attacco speciale e fai... è tipo, è il Dracometero di fuoco al momento. Overheat ce l'aveva l'allenatrice di... con Torkoal di Pokémon Rubino. Questo è un problema. Questo non saprei che fare. Dracometro ne abbiamo tre. Due lo voglio usare io contro l'ultimo allenatore, non tre. Quindi un Dracometro glielo tiro. Fiammetta, sì, fiammetta. Che tra l'altro giocavo poco con Rubino nel periodo in cui c'era Fiammetta Cicogna che faceva quei programmi su Italia 1. Wild. Wild, oltre natura, esatto. Quindi voi mi dite che quella Pokéball non posso prenderla finché non lo batto, il vecchio di merda? Ah, facciamo un piccolo check dello zaino. Anzi, salviamo, che non abbiamo mai fatto in tutto il gioco. Ma perché ci mette così tanto a salvare? Tra l'altro, se spiddo salva più veloce? Questa è Si può, la... si può, si può, si può. Bag. Posso prenderla? Allora la piglio. Allora abbiamo grande fungo. Qui non... niente di niente. Abbiamo una pozione, un elisir max. Una master ball. E un boato di bacche. Allora vediamo. Aumenta la special defense. Ne abbiamo già tanta. Questa è un tipo un rapido artigli. Io non metterei le bacche. Io non ho dato ancora niente, se non sbaglio, giusto? Di pozioni, eccetera. Perché se io full clearo la torre Sprout e forse faccio anche la palestra, mi danno un 500 punti, tipo, se faccio tutto... Basta! Cosa sto schiacciando? È una fatica fare la roba senza usare oggetti. Focus Sash, beh, utile al cazzo. Rune. Vabbè, l'ho preso ma non serve una sega. Dragon Fang e Muscle Band, non posso usarle ragazzi perché nelle regole della Kaizo io posso dare solo bacche o nient'altro praticamente, White Herb forse. Andiamoci così. Ragazzi, niente bacca. Noi siamo... vogliamo fare la fatica. E Dracometeor qui è gratis e gliela tiriamo proprio. 300 danni, 280 danni. A casa. Wailord possono essere cazzi.
Area Lace c'ha pure priorità, fatemi vedere un attimo. A parte che con 51 di velocità ce l'abbiamo sempre noi la priorità. Non so che fare. Slammino? Prova a vedere se entra Slam. Ma Tailglow ha priorità, scusate, non può avere più velocità di me questo. Raises the user special attack by two stages. Cioè, questo Wailord da 17, voi volete dirmi che ha più di 51 di velocità? Ho sfidato. Draco sì, ragazzi, lo so che è Speed. Draco, ma questo qui c'ha più 2 allo special attack adesso. Noi abbiamo tanta special defense però, 37. Draco dovrebbe ucciderlo. Brave... Aia. Ai. Non moriamo, non moriamo, non moriamo. Ho Pff. missato l'ultima Draco Meteor. No, Dio bono. No, stia merda. Abbiamo l'Elisir Max volendo, Però una Draco Meteor. Ragazzi, ci c'è outspeed da questo. Devi curarti. Io mi sa Draco Meteor adesso attacca lui con Brave Bird che è super efficace. Abbiamo tanta difesa e lui si è potenziato all'attacco speciale, quindi probabilmente ha tanto attacco speciale e poco attacco fisico. E spero che muoia di recoil di Brave Bird. Porca troia che danno. Eh sì, muore di recoil di Brave Bird. Ora serve come il pane un Caterpie adesso. Un Caterpie. Ti prego, uno Weedle, un Caterpie. Un Pokémon Mewtwo. de merda. Il Pokémon più de merda che hai, vecchio. Diglett. Hai cure? No, Finite? no, niente. No, niente. Ma adesso attacchiamo. Dobbiamo capire con cosa attaccare. Slam, che ha il 25% missa. No. Ma fa tanti. Ma potremmo Magnitudo. shottarlo. Magnitudo e Magnitudo, Spiridon Roll. fatemi leggere le percentuali di magnitudo qua, come funzionano. 10, 30, 50, 70, 90, 110, 150. Con un average, una media di 71 fa magnitudo. Fa il doppio dei danni ai Pokémon sottoterra. Se facesse fossa, sarebbe la svolta. Io direi che è ora di rischiare un magnitudo che è perfettamente in media tra Aerial Ace e Slam, anzi un po' di più della media, con precisione 100, ma se noi rolliamo magnitudo forza 10, il problema è risolto. 7 è più del 5, quindi Pursuit non fa una sega. Beh, sul sicuro di Aerial Ace. Allora, adesso sì, magnitudo, fatemi un attimo pensare. Il minimo quant'è? Magnitudo 10 e 150. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Abbiamo fatto 7, quindi 4, 5, 6, 7. Magnitudo forza 7 che fa 70 danni. Ha fatto metà vita precisa. Aerial Ace Aerial Ace. fa meno. Non lo butto giù. Dice? No, sì, non scende. Con Slam muore. Magnitudo? Con Slam muore. Ah beh. Però il 25%... Vabbè, ci ha tolto 5 danni comunque questo. Io faccio slam. Fulcrata! Senza usare oggetti. Con l'Ifeon. TM70. E speriamo sia una mossa di attacco speciale e che la impariamo, perché... Figa, mi sa l'ultima Draco Meteor su Wailord ci ha messo veramente a 90. Guarda un po' che metti, eh. Adesso, prima di tutto, segniamo un bel Torresprout. Più 15. E certo che l'ho fatta. Quante volte è morto Giovene? Leggete il numero dei try. Sottraetene uno e il numero di volte che sono morto, cioè 8. PM70. Vediamola subito. Wish. Cura metà vita. Il prossimo turno. Bannata. Certo.
Allora. Vabbè, sì, va bene due volte, scusate. Io stacco. Tu stacchi? Io Sì. vado avanti ancora un pochetto, così farmiamo un po' di rane e poi verso le 8 mangio anch'io. Fai pure. Ciao a tutti. Ciao, siamo solo noi due. Allora, birretta. Ah sì, ragazzi, le monete servono per fare il rank i Pokémon bannati. Adesso io vorrei un attimo controllare le fatiche. Un attimo, perché c'è una fatica che dice non usare oggetti. E io non li ho mai usati gli oggetti. Mi fate... No, niente. Dov'è il gruppo di Poli? Poli! Qua. Regolamento PIL 3. Allora, qua dice... Le 12 fatiche. Eccole qua. Ve le leggo e non ve le streammo. Se volete fare punto esclamativo PIL, c'è il primo link, non quello per scaricare. Vi dice tutte le cose. Un piccolo Grazie passo Luca per Prosperi l'uomo, per un grande l'abbonamento. passo per farci arrivare a fine mese. Allora, una volta sconfitto il rivale, non utilizzare alcuno strumento in battaglia fino alla sconfitta del paccapalestra Falkner. 500 punti. Pokéball escluse. Quindi, se io batto Falkner senza usare... Ma io ho usato la pozione nella torre. Fammi vedere. No, ho usato la pozione. No, potevano essere 500 punti. Vabbè, risolto il problema. Non possiamo fare la fatica. Andiamo da Falkner. Ho usato la pozione. Sono un bot. Vabbè, sarei morto. Genio, ma scusate, ci stavo sperando di fare 500 punti a gratis. Ai Dracometro dobbiamo tenerceli. Però forse possiamo anche cominciare a tirarli. Se non usavo la pozione perdevo. Lo so. No, Dracometro, piuttosto uso l'Elisir Max, ma è l'unica mossa che ci permette di shottare. Tutto. Pachirisu. Pachirisu. Questo possiamo magnitudarlo. 4. Shadow Force. Vabbè. Non funziona, vero? Niente. Il danno del cazzo. Dai, puoi fare un roll più alto di 6. Mi sa che qua siamo al bar. Non abbiamo cure. Non abbiamo cure. Questo mena come un fabbro. Un ben ti stai andando molto bene. Grazie, ragazzi. Grazie. Qui dobbiamo... vabbè, Azuril. Vaffanculo, io voglio arrivare almeno al capo palestra. Ciao, ciao, ciao. Se solo avessimo avuto una figa di mossa speciale. Era un'altra run. Questo qui c'ha un boato, c'ha 52 di attacco speciale. Due, quattro, cinque Pokémon, ma non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai perché è troppo sbocchevole il nostro attacco fisico. Calmamente. Marti!
No. Ha pure poco attacco speciale sto coso. Vabbè, to Dragometer per la scienza. Poi magari hai 8 Pokémon volanti e te li, 8 Pokémon, 8 Caterpie e te li uccido con Aerial Ace. Glalie... No, non subisce niente. Dracometeor... Niente. Andata! Vabbè, dai. Abbiamo fulcrato la Torre Sprada, almeno quello. 15 punticini. Direi che andiamo avanti fino alle 7 e 3 quarti, 8, e poi vi saluto anch'io, ragazzi. Le live di Among Us 1 addirittura esce... Vorrei uscisse oggi. O è appena uscita. Forse esce oggi la live di Among Us che abbiamo fatto, non l'ultima, la penultima. Evita di usare le pozze. Cioè, se muoio, uso le pozze. Potevo mettergli qualche bacca, ma non cambiava una sega. No, non cambiava una sega. Il verde, Fluffy. Butterfree Xatu. No, 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 no. Non devo prendere questo. Fluffy. Oh, Dragon Pulse. Ogni volta che leggo Dragon, spero che sia Dragon Rage e... che mi regala tutta la run, praticamente. Ah, Missy Spillo. Bug Buzz. Special Attack merdoso. Sale stats vergognoso sto Pokémon. Andiamo a vedere subito. Acqua fresca, 50 HP, gratis. Razor Claw, belle ma non ci vivrei. Xatu, Xatu, Xatu. Allora, lui è psico volante, quindi vabbè, Pin Missile era super efficace contro psico e anche Bug Buzz, ma non lo è contro volante, è poco efficace. Dragon Pulse, per star subito, adesso vediamo, dai. Quanto vogliamo resistere? Appunto, dai, andiamo. Avanti al prossimo! Sì, le mosse erano anche belle. Se avesse avuto un po' di attacco speciale, era un bel Pokémon. Probabilmente quando Xatu morivamo comunque, però... Il gettone vorrei giocarmelo non oggi, in realtà. Vorrei giocarmelo all'inizio di una live in cui facciamo tutto a tiriamo dritto. Però serve anche un bello slacking qua. Non un anorit, uno slacking, ho detto. Snover contro Anorit. La guerra dei... Roar of Time, Bounce, Attack Order, Double Hit. Ok, Snover è ghiaccio. Erba? Mi dite che Bounce gli fa... no, in ogni caso. Forse Attack Order gli fa super efficace. PP Max, Zinco. Erba, ghiaccio. Attack Order, Stabba. Attacco del stabba ed è pure super efficace perché contro erba. Pure Petrodanza mi fa male a me. Puttana troia. Questo ha fatto i suoi dannetti. Ha fatto i suoi dannetti a Norital 5. La scopatona. Uscire dal lab. Più 20. Cinesi. Non mi serve. 12 di speed. Quasi ci si scauda con questo. Dai, andiamo a vederci un po' intorno che c'è. Guardate se mangio. Larvitar. La merda. Saleo, meglio di noi, ma... In teoria, il veleno non ci uccide in questo gioco. Cioè, rimaniamo a 1 HP e poi ci curiamo dal veleno. A huge power!
Merda, non l'ho letta. Ecco perché ha scopato fortissimo. Fammi un attimo leggere le regole. Perché Huge Power forse lo posso usare perché il mio Pokémon ha un BST bassissimo. Andiamo a vedere le regole. Mentre io bevo la mia birretta. Allora. Dove cacchio sono le regole, Poli? Sì, va bene perché è una Sega Anorith. Raga, trastiamo Anorith se c'è Huge Power e possiamo usarlo, ve lo dico. Però bisogna leggere le regole perché di buttare il tempo non me va. 30 di attacco al 7, Cristo, sì, più o meno sì. No, non ne vale la pena. Ma guardate, ragazzi, che... No, a me non dispiace. Poi si evolve... si evolve al 40, in realtà. L'Icnusa l'ho scoperta proprio in Sardegna. 10 anni fa, 15 anni fa. Fatemi un po' un punto esclamativo peel, per piacere, lo faccio io, che mi serve il link con le regole. No, ma non sono qua. Datemi un secondo che cerco le regole. Allora. Enrico. Guardate Enrico. Regolamento della Kaizo, eccolo qui, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Regolamento della Kaizo. Se il Pokémon che avete deciso di trastare avesse 400 più BST e avesse come abilità Huge Power Pure Power, dovete cambiarlo obbligatoriamente. Se il vostro Pokémon dovesse evolversi un Pokémon con Huge Power Pure Power, potete continuare. Il nostro ha 355. Perfettamente, perfettamente in linea. Perfettamente in linea. Andiamo subito a scopare tutti con Attack Order Stab. Raddoppiato l'attacco. Mamma mia, andiamo a prendere queste ball e teniamocelo. Non mi era chiaro, cioè non mi aspettavo effettivamente che ci che shottasse con Attack Order un Pokémon tre livelli più alto, La spiegazione è stata ottenuta. Cioè, diamo una piccola scautatina qui per capire. Parasect, no. Ampharos. Già più godurioso. Noi lo uccidiamo con Bounce, non possiamo neanche scoutare sta roba. Ti faccio una piccola cosa, faccio venire il giorno. NDS, settings. Che giorno è? Le 12 tipo? Aspetta, scusa, era qua. Metto le 12. E faccio ok. Ho messo un orario che non valido. Defaults. Annulla! NDS settings. Ok, ora se entro e esco dovrebbe tornare giorno. No, non torna giorno. Tanto si evolve, se si evolvesse non mantiene pure power, quindi siamo proprio da capo completi. Mi sa che devo riavviare pure per se faccio il cambio orologio. Vabbè. Oggi giochiamo al buio. Volete un po' più di volume del gioco? Tanto speed, quindi si sente basso lo stesso. Cambia il trade dopo, immaginavo dovessi resettare. Upitar, no.
Se proprio prendo Ampharos. Ma io una run con Huge Power e un Pokémon da 3,25 vorrei farmela. Per curiosità. Qui c'è Pupitar, Larvitar. Serve anche Tyranitar allora. Guarda quanto regge il socio. Un piccolo passo per l'uomo. Grazie, utente abbonato da un mese. Grazie, Andrea Rossetto. Vince dura. Serve il Pokémon giusto per vincere e per andare avanti. Serve il Pokémon giusto. È un po' di culo. Ampharos e Lenny. Sì. Ma era il 3 in realtà quell'Ampharos che abbiamo beccato. Sicuri, signor Anorit. X-Attack, così per metterci un altro 0.5 di attacco oltre a tutti i moltiplicatori che già abbiamo. Dai, vediamo cosa c'è qua dentro, che sono troppo curioso, ma... Kadabra, perfetto, non lo volevo. Non ti piace, non ti capita più Huge Power Trustable? Sì, Huge Power e Trustabile non mi capita, no. Paura di essere outspeedato come un bastardo qua dentro. Scopriamolo, dai, sono curiosissimo. Sono curiosissimo di vedere quanto cazzo di danno faccia Bounce a un Machamp. Ha fallito? Oh, ma il socio scopa come un bastardo! Lo Huge Power Anorit! Dai, è di livelli! Poi prende un botto di livelli perché avendo BST bassissimo. E poi l'evoluzione sarà tutta una sorpresa, cioè al 40 buttiamo la run più o meno. Staraptor. Attack Order fa... In teoria fa 90 in realtà puliti, perché è poco efficace ma stab. Dite che posso non farlo evolvere. zero in special attack a noi va bene. Ah, in attacco due volte. Orco, abbiamo l'attacco che scala male. Sì, è una meteora questo Pokémon, non è andato da nessuna parte. Proviamo di Attack Order. Con le apette. È stato bello, ragazzi. Ci abbiamo provato. Adesso fai Owl. E Detect. Madonna santa. Ciuncina così per il meme. Picchia il socio! Ok, abbiamo preso un bel punticino d'attacco che vale equivale a 2 con Huge Power. Molto bene, molto bene. E Sandlash... Sandlash, allora... Capiamo. Perché Bounce... Secondo me, quando prende il rimbalzo, ha una sorta di priorità. Attack Order, però, è l'unica mossa che abbiamo per provare a one-shottarlo. La speed sale, eh? Brick Break? Sì, ci spacca, lotta. No, bug resiste a lotta probabilmente, sì. E roccia no. Va benissimo allora, ragazzi. Questo Anorit sta andando molto più avanti di quanto abbiamo pensato. La leggenda dell'Anorit. Anorit ha molto culo.
si è salvato molte volte. La sta vibando, Anorith, la sta vibando. Figa, se arriviamo alla torre Sprout con Anorith, guarda. È una vittoria. Consapevole che questa run sia una totale perdita di tempo perché non si va da nessuna parte. Runna, runna. Huge Power è bannata solo se il Pokémon ha più di 400 di BST. Il nostro Pokémon, come puoi leggere, ha 3,5,5 di BST. È un Pokémon non di merda, di più. Roccia Steel. Bel typing, Pokémon. Ma questo in che cosa si evolve? Io non me lo... Sheldon. Non fa il Giga Chad Fulghia della Torre, ragazzi. Cioè, voi lo state un po' overestimando. Over 40 di attacco a livello 11 si sentono tutti. E Mac va al bar pure lui. No. Ostia merda. Cosa fa più danni? Fa bounce? Facciamo bounce. Speriamo che non faccia un altro doppio team. Special death. Ma dai, ne abbiamo. Confusi. Con la precisione diminuita. Non riuscirò mai a hitare un bounce. O forse sì. Cosa fa più danno? Double hit o attack order? Double hit fa 70, attack order fa 90 più il 50% meno il 50%, fa 90. Avrebbe due chance di crittare qua. No, non c'ha senso. Bounce lo ammazziamo, ma bounce non entra. No, bounce forse... Forse attack order è comunque quella che fa più danno. Vabbè. Va bene così, va bene così. Questo Anorith entrerà nei log degli annali. Oh, non mi si è aperto il cazzo. Raccontatemi qualcosa, dai, parliamo di qualcosa mentre la chilliamo con i Pokémon. Sapete dove andiamo domani noi? Siamo a Milano. Sapete cosa c'è domani a Milano? Dimmi un po' cosa c'è domani a Milano. Al cinema Odeon. Joe, se tu lo sai, perché ti vedo che ci andiamo, non serve scriverlo. Certo che ci siamo anche noi, te l'abbiamo scritto sul gruppo Telegram, ma ci hai pure risposto, basta. Lugia! No, Lugia è il mio Pokémon preferito praticamente. Voglio buttare il gettone per Lugia, ma è una trollata. Che bello Lugia. Beh, Miss Magius contro Brumi esce dal lab, ve lo dico. Gioia, ti abbiamo chiesto domani se sei ai Boscar, per cosa? Per chiedere se volevi giocare a Among Us con noi o perché probabilmente siamo anche noi ai Boscar? Prova un po' a arrivarci. Certo che ci siamo. Ora, non ho idea dell'ora in cui potremo essere lì perché abbiamo dei lavori in ballo con dei clienti un po' lenti, ecco. Lenti è un eufemismo. Però... Oh, è giorno, ragazzi! Siamo riusciti a far venire il giorno. Comunque abbiamo dei lavori in ballo e che potrebbero per voi essere solamente un punto a favore, visto che esce un video anche dopodomani. Ne è uscito uno ieri, ne è uscito uno dopodomani. Probabilmente oggi è uscito pure un video su Enub Live. Robe da matti. Si chiama Miss Magius, non misogino. Chi è che ha scritto misogino? Sono io che leggo male? Può essere. Allora, Dragon Pulse.
Ho vietato avere Dragon Rage su un Pokémon. Allora, queste mosse ci dobbiamo far andare bene. E non sono brutte, eh. Ha un po' di mosse fisiche, un po' di mosse speciali. Rocciotomba, attacco 19. Mi sa che può essere la nostra scelta. Ma tra l'altro è Ghost, e vabbè. Rocciotomba. Psycho Boost. No, Rocciotomba. Ai ai ai. Ai 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 per due. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per farci arrivare. Grazie Daddy Wampo. Pure. Abbiamo anche la cazzo di Ale, di grandine. Io mi curo e... Ah, ecco, sì. Mi curo. Lui mi fa il secondo outrage, rischia di confondersi e poi forse è più giocabile. Una cosa che non pensavo era perdere da Brumi. Burmi. Si è preso due hit di grandine. Ma non... Oh, si è confuso, perfetto. La mia strategia ha funzionato. Ora... Rocciotomba 50, super efficace 100, Psycho Boost 140, ma abbiamo meno della metà dell'attacco rispetto all'attacco fisico. E Rocciotomba è la nostra mossa. Punishment che fa? No, Punishment non ha niente di extra. Ah, Punishment, ogni volta che mi maxo le abilità. Boh, Rocciotomba, lo slowiamo e vediamo che succede. Auto-hittati. Si gode, 20 punticini, li metto subito. Ok, Miss Magius fa sbocco, niente da dire, fa sbocco. Siamo al 6, c'è la caramella rara, gliela diamo giusto per il meme, per scouta. Andiamo a vedere che cosa c'è. Smeargle. Rido per non piangere. Smeargle ci ha fatto fuori la run più bella di prima, della giornata. Cubo Marowak. Non mi interessa. Skip. Marowak, skip. È forte, non lo so se è forte su Miss Magius, ragazzi, eh. C'ha la grandine che rompe il cazzo. Special attack a 9. E abbiamo le mosse più forti che sono speciali. Rocciotomba fa schifo perché fa 50 power. E Punishment... Devo avere mosse che mi mappano le statistiche. Non impara mosse e mi baso solo sulle mosse che prende dai capi palestra. E una palestra non la fa sto Pokémon. Come ci sono due live attive? Rocciatomba bassa la speed e cosa ce ne facciamo però? La velocità è buona, abbiamo probabilmente priorità di velocità, ma non di più. Ciao Thunder. Sei il mio... non capitano, perché sono io il capitano della mia squadra, però sei il mio secondo. Comunque ragazzi, quanti siete? Siete ancora un migliaio. E nella... ho fatto pure la lega della Fantapill io, in realtà. Voi avete fatto... cioè, chi di voi gioca la Fantapill e ha fatto le... come si chiamano? Le squadre. Può... pure aggiornare la mia lega della Fantapill. Adesso vi do il codicino se volete. Se volete, cioè ditemi se vi va. Se no non perdo neanche tempo a trascrivervi il codicino.
Siamo una ventina di persone dentro. Tutta, che merda! Datemi dei Pokémon. Pulpix. Roccia smooth. Non c'è il folletto in questa versione. Ahimè. I draghi sono OP. Si può stare solo in una lega? Ah, beh, allora in base a quelle che avete scelto non c'è problema. Swallow? Non lo so. Fatemi vedere che altro c'è qua. Allora. Zero batteria, come al solito. Ragazzi, sapete chi ha scelto le frasi mie e di Camper nei personaggini? Le ha scelte Leo. E gliene hanno bocciate alcune. Per fortuna. Allora, il codice è team hashtag, ve lo scrivo qua. 3519. Ah, posso mettere anche la chat qua, guarda che comodo. Allora, beh, ho tutto al lotto se lo posso tenere. Non, mi sa che non ci sono altri Pokémon qua. Ma potevo scegliere il nome, ragazzi? Io non ho scelto il nome. Io no joke, penso che Swallow al lotto sia meglio di Miss Magius. Non c'è neanche una quantità di mosse necessaria per uscire dalla Torre Sprout. Allora, gli faccio. Cos'è che ho? Punishment per scoutare. Takedown fa recoil, giusto? Sento matto con due mouse diversi. Takedown fa cagare, ok. Poi. Se moriamo non è un problema, tanto facciamo due allenatori. Fammi tanto danno? Buono, mi piace, la già lanciafiamme è meglio di del nostro setup qua. Se hai un po' di special attack, sicuramente gli scala malissimo. Lo prendiamo? A me, cioè ragazzi, mi smaggio che le paramosse non serve una sega. Lo chiamiamo Bio. Talmente schifo sto Pokémon che sarebbe da mettere nel biologico. Allora, ranniamo. Si può uscire da sopra qua, giusto? Fatemi uscire! Come Swallow al 9? C'è anche il Pokémon al 9 in sta erba. Adì a saperlo. Beh, sì, con l'1% probabilmente c'è il Pokémon al 9. Avevo perso solo tempo per cercarlo. Allora, la Lega si chiama Ainub Spazio nel team. Questo qua, credo sia quello il nome della Lega. Siamo 14, ragazzi. Ho fatto una storia Instagram l'altro giorno di notte. No, ragazzi, MT e capo palestra. Boh. Io lo deposito, mi scauto questo e me lo tengo. Al massimo resettiamo e facciamo prima. Contatore, takedown, weather ball, flamethrower. Special attack 12, bella speed. È brutto, sto Pokémon, ma c'era di peggio, te lo dico. Lo volete mettere avere un uccello che vi plana in culo tutto il tempo, tutta la run. Fuori di qua. Allora, la Lega, provate a fare questa. Se
in ob spazio nel team hashtag 3519. Vado a vedere se gli fa entrare. Me ne accorgo perché siamo 14. Basta che ne entri uno, siamo 15. Non l'ho curato? Porco Giuda. God bless che c'è Hoppip. Raga, ma non si deve neanche curarlo. Dio caro, corri! Le cure! Mamma mia, che bot che sono. Ero convinto che me lo desse curato perché l'avevo messo nel box, ma in realtà nel box non l'ho tirato fuori, l'ho semplicemente depositato quell'altro. Allora, qui bisogna fare delle succose play di contatore, ve lo dico, sui Pokémon che non possiamo danneggiare in qualche modo. Palla clima... Vediamo, interessante contro chi ha le cose di stato. Sudowoodo, lui resiste a qualsiasi nostra mossa. Questo è un critico, perfetto. Poison jab. Sudowoodo, così coglione da far venire... Siamo noi con Ice Body? No. Ice Body si cura di un sedicesimo degli HP dopo ogni turno di grandine. Non faccio counter, ragazzi. Faccio Weather Ball se ha... Devo solo capire una cosa. Mi protegge dai danni della hail, della grandine. Ma sta grandinando o no? Certo che uso Weather se sta grandinando. Non vorrei fosse l'animazione di mio Ice Body, ma io credo che... Fammi vedere. Ok, non sta grandinando, era solo una mia impressione. No. Probabilmente è l'animazione di... Ghiaccio? Ma è terra? Ma è roccia? Ghiaccio come fa a non essere super efficace su roccia? Che passiva c'ha questo bastardo? Ma sono stupido, io ghiaccio non è super efficace su roccia, ma tra l'altro Weather Ball dovrebbe cambiare il numero di tipo di danno, cioè dovrebbe essere a 100 con... È roccia che è super efficace su ghiaccio. Ma certo che roccia super efficace su ghiaccio, infatti... Da, ok. Ghiaccio super efficace su terra. Ok. Boh, facciamo il counter per capire. Sul poison jab. Confuso, vabbè, sì, lo sapevamo. Molto, molto, molto interessante. E ci muore di grandine su Sudowoodo? No, madonna. Avvelenato. Tutto ciò, tutto. Biomon. Ah, ho chiamato Biomon. Ok, c'è un altro Pokémon qua. Sì, Warren. Madonna santa. Non abbiamo niente. Non abbiamo niente. Sto bello. Capiamo come andarcene in maniera dignitosa. Beh, Flamethrower fa... Uno per. Ti cazzi, Sacred Fire. Non c'è attacco speciale, signor Warren. Lo segniamo? Non lo segniamo, tranquilli che moriamo. Dai, uccidici veloce. Si critta però,
13 tentativi. Indore 16, Poli, io ti odio. Ti odio, Poli! Ma hai detto che erano veloci i tentativi e che dovevo finirli in una settimana. Ma non posso streamare ogni giorno 2 ore per fare 10 tentativi. Poli, non è il mio lavoro streamare, Poli! Qualcuno è entrato nella Lega, fammi vedere qua. Ti aspetto, eh. Lega. 32, bella raga, grandissimi. Dai, venite altri nella Lega, altri. Scaricatevi l'app, ma è, cioè, non è una sponsor, nel senso, è figo, almeno ce la facciamo tra di noi la Lega. Chi se ne frega di vincere la PIL? Vinciamo la PIL, cioè giochiamo la nostra PIL in cui si possono schierare gli Ainub senza aver trollato la PIL, capito? PG. Swallow, Swallowed. Questa è la fast run. Aspetta, che Shockwave è buona. Contro chi siamo? Contro Swallow o contro Swallowed? In caso forse anche Sky Uppercut può andare bene. Non lo so, vediamo. Super repellente. Bello super repellente. Se per caso superiamo la run qua, super repellente è perfetto per scoutare. È uscito un video su Neoblive, ve l'ho detto che usciva un video su Neoblive, ragazzi. Qui siamo morti. Dai, che fermiamo le run. Così non mi sento in colpa che non le finisco. Ragazzi, è ora del Godmon, eh. Me lo merito del sushi? Cosa che voglio ordinarmi la cena oggi. Non ho voglia di cucinare. Anche se ho del pesto che sta per andare a male in frigo. Capiamo. Domani a pranzo basta il pesto. Andiamo al Cerbero Boscar. Tra l'altro Marra mi ha invitato. Perché mi ha conosciuto alla Baolo Championship Series. Ah, Treviso, quella volta che avevo vinto il torneo di Paolo di League of Legends. E io non so, perché io mi sono presentato in maniera abbastanza anonima, non è che ne sono tanto sborone, che dico ciao, c'ho il canale di YouTube grandissimo, faccio YouTube da tutta la vita. Quindi penso che lui creda che io streamo LOL su Twitch con 50 viewer di base. Ariama? Regice? Ariama va contro Regice. E quindi tipo, ha invitato me, però tipo, poi a un certo punto mi fa, ma se vuoi invitare qualcun altro, avere un più uno, ho detto, invito il mio collega Gampur, degli Ainub. Ah, ok, vi segno. Ma secondo me non sa che abbiamo, cioè, non c'è ancora inquadrato col canale YouTube. Detto questo, Ariama, se ha per sbaglio una mossa lotta, scopa il Regice. Ne ha due mosse lotta. Oh! Ma è un molestatore, Ariama. Ci continua a palpeggiare. Stalker lo chiamiamo, Ariama. Il nome della Lega è Ainub spazio nel spazio team 3159. Riuscite a riscriverla? A huge power? Non ci credo. Oh ma... Secondo Huge Power di fila. Come funziona? Io Huge Power lo uso per uscire dal lab e poi cambio Ariama. Sono 20 punti questi, ragazzi. Perché io la speed ce l'ho, l'attacco ce l'ho e lo scopriamo Regice. Famo l'autoflab. Famo l'autoflab. Match Punch aveva qualche priorità, ma io penso di fare comunque Sky Uppercut. Rapid Montante è Sky Uppercut, immagino. Increase priority. Ok. Rapid Montante. Non facciamo neanche l'autoflab? Abbiamo 0 di difesa. Uno! Uno! Scopalo! 100% muore. Ma vieni! Ah!
Questa live, ragazzi, non so se la mettono in elenco o meno, perché forse Poli vuole una sorta di... che rimangano online per vedere che io non abbia imbrogliato. Tipo usare Ariama con Huge Power che mi aggiunge 20 punti per l'Out of Lab, cosa del genere. Meditate, ma sì, immaginiamo, impariamo Meditate. Che goduria! Sì, lo so che non posso usarlo, non posso usarlo, però che cazzo ci esco dal lab se non posso usarlo? Lo uso, ci esco dal lab e lo cambio. Tranquilli, saranno così le regole, cioè le ho lette mille volte, non è che ci voglia una laurea. Agitati. Allora, in base a cosa vengono assegnati i punti, vedete qui, uscire dal lab sono 20 punti, adesso lo clicco e ho fatto. Se full kill la torre sprout sono 15 punti. Se sconfiggo Falkner sono... rivale post Bugsy. Ciao, rivale post Bugsy, facciamo la settimana prossima. Questa live adesso vediamo, io penso che ve la lascio online lo stesso perché sì, serve a Poli un tracking delle run e possano essere viste, clippate e farci best of e il cazzo che vuole lui. Lumineon, 460 base stats. Beh, non ci interessa. Abbiamo 22 di speed, è buona per scoutare. Figa. La super efficace con 9 di difesa è interessante. Ma forse era speciale l'aeroblast, ora che ci penso, non so. E Lilip. Si evolve troppo tardi. Perché se facciamo evolvere i Pokémon sono 50 punti, eh? Domo fossile. Kabuto. Salamence si può? Chat, si può Salamence? No, eh? Non posso trastare sto Pokémon, ragazzi. Ha una mossa bannata. Si chiama Huge Power. Sneasel, si evolve. Quei rapidi artigli si evolve, Sneasel. È vero. Madonna, quante cose che non mi ricordo. Anorith sicuramente ha dato più soddisfazioni come Huge Power rispetto a questo Ariama. Non so, non so... Non c'è una sega. Ma non lo scouto neanche i Bulbasaur. Barbouch. Via, 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 via. Andiamo alle altre erbe. Bulbasaur e Avoranche ci ho pensato in realtà. Ho detto lo scouto. Ma l'unica è che abbia i radi drago e il 40 di velocità. E così riusciamo a farlo evolvere. Anche sin da qui level run. Tra l'altro se battiamo Falkner con uno starter di qualsiasi gen, è una fatica, tipo. È una carta. Ma cosa sto andando a curare? Ma Sneasel Evo Run? Ma serve il Rapid Artigli, no? Per farlo evolvere. Io non credo di avere Rapid Artigli. Cioè, non, potrei non aver letto gli oggetti che ho preso, però... No. Male male. Miracle Cazzi. Flauto Nero. Stavo quasi per... Niente. Andiamo su. Su di qua a volte c'è un Pokémon succosi, eh. Devo farmi la ranco il cervo, davvero? La prima volta che ho giocato a Pokémon Argento da bambino. Più o meno nell'erba dopo Sudowoodo si trovava... Il primo sta... era la zona di Stantler. E pensavo fosse un leggendario, perché avevo visto che c'erano i cani leggendari. Ma non li avevo mai... mai ancora incontrati perché la natura è bruciata dopo. Su Argento, non Soul Silver, quindi capite. E questo lo scoutiamo comunque. Con Meditate.
E ho trovato Stunt e ho detto, cazzo, è leggendario questo. Ci ho spiegato tutte le mie ultra... le mie... Ultra Ball, Mega Ball per catturarlo. E faceva schifo. Ah, Sludge Bomb mi piace. Vabbè, facciamo che ce ne andiamo. Io penso sia legale sta cosa. Sì, è legale. No, per la fatica di Falkner non deve annullare l'evoluzione in teoria, se ho letto bene. Cioè, va bene qualsiasi starter a qualsiasi stadio evolutivo anche, eh? Non vorrei dire cazzate. Comunque, vabbè, nel momento in cui devo assegnarmi la fatica, lo leggerei. Poliwag? No, dai, vogliamo Gorebis, direi. Ho visto che pure Dread e Creepy ci hanno fatto una run semidecente con Gorebis sul vecchio Pokémon. Non ti fa entrare nella Lega? Capiamo. Raga, potete scrivere il nome della Lega corretto in chat? Oh, Gorebis all'8? Guarda, palle del diavolo e bag si cattura. Sludge Bomb. Speciale. Gorebis dovrebbe scalare speciale a occhio croce, eh. Signal Beam, buona, mossa con le otter dovrebbe essere. Vieni da Papino, vieni da Papino. Dimmi che c'hai pure lo special attack e godiamo. Ah, esatto, hai noob nel team, hashtag 3519, è quello il nome della Lega. 45 siamo, bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi. E ora è il momento della verità, scopriamo com'è buildato sto maialone. Deposit. Io i punti li ho segnati, sì, devo scrivetemi se non segno i punti, che già ne faremo pochi, se poi non mi segno neanche quelli che faccio. Allora. Oddio. Fake Tears è interessante, ragazzi, eh. È una fatica devastante, Fake Tears. Cosa fa Fake Tears? False lacrime. Ah, diminuisce la Special Defense di 2 stage, che non è male. Una fatica dice, batti Falkner facendo Fake Tears a tutti i suoi Pokémon. Signal Beam, 10% di confondere e 30% di cosa? Di Trick. No. Abbiamo 2 mosse. E la prossima la impariamo, beh, abbastanza presto. Trastabile questo. Trick è bannato. Ah, ok, scusate, infatti mi sembrava troppo buono rubare... Cioè, ho detto, vabbè, è forte perché gli posso rubare i Pokémon. Gli oggetti. Però ho detto... Ma qual è la probabilità che gli avversari abbiano degli oggetti sui Pokémon? Eh sì, ci servono mosse fisiche, scaliamo male di velocità anche, sembrerebbe. Boh, vediamo. Oh, aspetta che abbiamo un oggetto da levare qua. Emostatico che paralizza sul contatto al 30%, quanto? 30%, beh. Non male, non male. Ovviamo un po' i nostri problemi di velocità. Camper, se avete notato è uscito un video su Noob Live, è la ragione per cui non c'è Camper. Sludge Bombos. Abbiamo un vuoto di difesa che non è male. Avveleniamo. Orco ultimo canto. Beh, ce la facciamo, dai. Ce la facciamo, vero? Cosa carta 250 punti? Che ho fatto? Fatemi leggere. Mi hanno fatto Perishong al primo Pokémon? È una carta? Carta 250 punti, carta.
Leggi le carte. Leggiamo la carta dei leggendari. Ma che Pokémon ho trovato io, scusate? Apriamo il nostro Pokédex. Sì, ma così ci mettiamo un'eternità. Shaymin. È leggendario. Shaymin è leggendario. È vero. Scusate. No. Quanti... ne basta uno di leggendario? Devo avere anche l'altro nel leggendario. Scusate, non so usare i Pokédex di queste generazioni. Leggiamo subito il regolamento. PIL 3, Pokémon Rules. Allora. Dov'è? 1300 punti, se sconfiggi i primi 4 allenatori con Shedinja, non il nostro caso. Radio Tower, la PIL, Arcanine. Ma è una carta, non un... Vediamo le carte. Dio Castoro. Non volevo bestemmiare. È un Bidoof. Niente. Cambio generazionale? No. Quadricampione? No. Eccoci. Dai primi due trainer affronta uno tra Uxie, Mesprit, Azelf, Dialga, Palkia, Itran, Regigigas, Manaphy, Giratina, Darkrai, Arceus o Shaymin. Eccoci. Famo la carta. Carta. Interagisci. Madonna, che piccolo che è qua. Ma scusatemi, io ho fatto eccoci a B più start, ma ragazzi, io non... io l'ho battuto l'allenatore pure questo Pokémon. Mi danno ancora più punti? Guardate qua che bella. Dovrebbe essere Arceus, invece ho beccato il leggendario un po' più scammato, un po' più scarso. Aggiungiamo sti punti! Aspetta che non leggo una sega. Conferma! Ma io questa carta la posso fare una volta sola o posso farla più volte? Ah, non c'è più, eccoci. Disastro. Chi è? Ciao, Axel. Oh. Com'è? Sei in stanza bunker, vero? E qui può entrare un po' chi cazzo. Ma chi se ne frega, ma che venga chi pare. Ho appena fatto 250 su così punti alla PIL. Si gode. Sono in live, non so se lo sai. Sì, lo sto vedendo. Guarda, immaginavo che tu potessi entrare a dire qualsiasi porcheria e per fortuna non l'hai fatto. Ah, sono una persona attenta e rispettabile. Comunque, se ti può far piacere, hai più punti di Atrix. Ma lo sapevamo già, facile. Molto. Quante run ha fatto Mattia? Due, immagino. Ne avrà fatte due e tirate per i capelli proprio. Lo dico subito. Ha fatto 7 try. Ne ha fatti 14. 7 try, 93 punti. Sono lunghissimi sti try, cazzo. Sludge Bomb. Voilà, veniva sempre Sludge Bomb. Come funziona la PIL la prima volta che la vedo? Tu fai punto esclamativo PIL in chat e ti leggi tutto il regolamento e ci metti meno a fartelo spiegare da me. Poi in 27 try 440. Ah, avete fatto i calcoli... No. Ok. Goribis al 9, impara la mossa al 10. Va bene. Comunque, voglio dire, cioè, queste carte qui, vabbè, è ovvio che in 403 qualcuno troverà per una volta un leggendario nei primi due, capito? Quindi sono carte che aumentano solo i punti, ma te li equiparano a un certo punto. Signal Beam sul coccodrillo qua. Ancient Power. Io spero di shottarlo. Lo fa. No, ragazzi, una volta sola punto esclamativo PIL in chat, vi prego. Axel, come si fa a mettere le cose che lo Streamlabs non scrive la stessa cosa 380.000 volte?
c'è qualche problema. Vabbè, vabbè, adesso tra un po' si stufano, immagino. Coccodrillo, una ragotta. Sì, va bene, quella roba lì. Abbiamo pure la mossa fisica che ci serviva per levare Trick, visto che l'è bannata. Poi guardo dopo la streaming, mi servono i dati. Guarda che oh, guarda che chat attiva, ogni messaggio ne partono due. Ragazzi, d'ora in poi costa 5 euro mettere punto esclamativo PIL in chat. Dovete fare tipo l'abbonamento e potete scrivere punto esclamativo PIL. Dai, ragazzi. Basta ignorarli, basta ignorarli. È come i bambini, è come i bambini. Allora. Io direi che a questo punto ci leggiamo bene, bene, bene le fatiche. Perché ce n'è una che dice... Ah, ma c'è anche Isaac. Nello scontro con Falkner utilizza la mossa Fake Tears su ogni Pokémon prima di sconfiggerlo. 500 punti. E noi abbiamo il culo di avere Fake Tears. Ora, abbiamo Pokémon de merda, con delle mosse de merda, una speed de merda. Se sprechiamo pure uno dei nostri turni a fare Fake Tears, è un disastro. Però ci enabla forse il one shot di mossa speciale. Vediamo, dai. Abbiamo pure la mossa fisica che non guasta mai. È una cosa interessante, ma tu sai tutti i regolamenti a memoria di ciò che puoi fare e ciò che non puoi fare? Più o meno. Perché? Pensa che Mattia sbaglia pure se c'ha delle persone dietro, quindi ho già infrangere il regolamento. A voi c'è la gente in chat che mi scrive le cose, ogni tanto non mi accorgo delle robe che ho, tipo avevo delle abilità bannate, me l'hanno detto, e... però sono abbastanza attenti. Io comincio i match punch qua. Ai ai ai, mi sa che quella fatica la vediamo col binocolo. Porca troia, socio. Ma Camper, dove è Camper? Camper era con me la prima ora, poi diciamo che ha una resistenza limitata Camper ai monitor. E poi c'era da far uscire un video. Io la pozza per cosa la do a fare? Perché lui mi attacchi con una mossa fisica che non ha, si paralizzi e poi lo uccida? Oh, ma la cambi la mossa a un certo punto? Anche no. Io devo passare ancora la traccia audio. Ah, beh, ma sta ancora uscendo roba precedente. Forza inutile, lo sapevo, però... Ragazzi, quanti tentativi sto? C'è scritto tra i 14 in basso al centro. A schermo è scritto... Patrick si è già trovato Hippodon pronunciato male. Quando abbiamo fatto l'asta c'era Nanni che faceva l'asta per Mattia perché erano al museo con tutti gli amici. E gli prendo Hippodon così si sbaglia a pronunciarlo e lo bannano. Io qui, ragazzi, ho critto di match punch. Che ha priorità. O perdo. Prova a fare fake tear su Falkner. Sì, ragazzi, c'è un Lantern che è il problema principale al momento. Match punch, può crittare, sì. Vabbè, crittiamo di match punch, ragazzi. Nulla di più facile, un bel 10% lo hitiamo qua. Dio. Castoro. Vabbè, dai, oh, questo Gorybis ha già fatto 250 punti. Un grandissimo. È come essere arrivati alla quarta palestra, più o meno. Io detto che alle 7 3 quarti 8 staccavo, però... È entrato nel giro, eh. Oh, sono da fare sti try. Che ci devo fare? Mi ordino il sushi. Che arriva tra un'ora. E stiamo qui ancora 40 minuti. Ah, perché c'è quella ludopatia del... E quelli sono i tre Pokémon che avrò adesso. E se magari è la run della vittoria per la quale non aspetto altro che farla? Capiamo. Qualcuno è entrato nella Lega? Vediamo, vediamo, vediamo. 53, dai, mi va bene 53 persone, ragazzi. Non ne voglio di più, voglio pochi intimi, fedelissimi. Pokémon blu. Yanmega, beh, Yanmega forte, eh. Lilip, Jumpluff. Yanmega into Jumpluff, si fa il sesso. Overheat into Jumpluff, fa male. Mi piace, raga, questo Pokémon è forte, ve lo dico.
Non è vero, non è forte. Ha una sola... No, fa schifo. Ha 9 di attacco e 2 mosse fisiche. È 4 per roccia. Questo Pokémon servirà a uscire dal lab. In maniera molto agevole, però. Ve lo dico. Questa è una promessa. Rain Dish cos'è? È piatto di pioggia? Dubito, eh. Ah, è una cura mentre piove. Vabbè, tanto non pioverà mai sto gioco. Radice fossile. Un altro piatto. Poi si cambia. È vero, in realtà si cambia, è vero, non c'è problema. Passiamo la... Passiamo qua e poi cambiamo. Questo è shottato, sicuro. Critico, addirittura? Faceva metà vita sta roba? Mi avete detto 4 per la roccia? Appena subito, cazzo. Fa male. Sì, ma se io non ordino il sushi, non mi arriva mai. Chi è che mi ha telefonato? La mia famiglia. Vabbè, pace. Non è importante. Sono vivo, chiudi. Sono vivo. C'è 50 per 4 nel muso. Eh sì, io gli ho fatto 150 e crittata per 2 nel muso. No, forse quella che ho fatto io, 150 per 4. Vabbè, rimasto un HP. Ma perché Hamburger Week? Non voglio un hamburger, ho detto. Allora, ci vediamo i Pokémon, un po' di rubodopatia e poi mi lasciate 5 minuti per ordinarmi il cibo. Starei anche pisciando addosso dopo questa birra. Ancora. Ah. Non si beve. Porygon Phoebus. È passato sta run. Io prendo il Pokémon verde che va contro il Pokémon rosso. Vado contro Porygon con Chimeco. È misterioso, c'hai Meco? No, forse no. Twin Needle, Payback, Covet. Mi sa che non facciano danno. Hai biletta rinfrescante, si è scaldata ormai. Odd Incense, Apricot Berry. Ma che abilità è Stallo? È una di quelle abilità di merda, vero? Make the Pokémon move last, it's move priority bracket. Che palle. Ci abbiamo pure il Chimeco azzoppato. Solo mosse fisiche, zero attacco fisico. Da qua non si esce. Mi capiste mosse. Covet. Quindi una voglia di sushi, santo il dio. Anche a me. Il nutrizionista mi prende e mi gambizza. Sei a dieta? Sì, sto andando benissimo, infatti sono mega contento. Pure io dovrei farmi una dieta da un nutrizionista o da un dietologo. Non troppo magro. Io sto correggendo purtroppo i danni che fece il vecchio nutrizionista lo scorso anno. Quello che ti ha detto... Di mangiare 10 pizze al giorno? No. Quello con cui persi 18 kg in 2 mesi. In 2 mesi persi 10 kg, un po' troppo, infatti sono stato male. Mm-hmm. Sto facendo le cose con molta più calma e... tipo, che cazzo c'avevo comunque? Fare 5 questo mese, alla terza settimana già lavoro aggiunto, quindi bene. E mangio una cifra, in realtà. Ci sta. No, io dovrei... Cioè... A parte dovrei fare l'esercizio fisico, ma dovrei mettere su un po' di ciccia da trasformare, se no cosa... Non c'è mangiare pizza tutti i giorni. Non c'è niente che diventa muscolo se non c'è la base. Buizel contro Scyther? Troppo conosco gente che davvero mangia pizza tutti i giorni e c'ha il fisico scolpito. Mi sta troppo sul cazzo.
Non si è neanche si allena, eh? Metabolismo. Di puttana. Fatto le foto allo specchio per guardare prima e dopo del mese. Sì, mazza, differenza, you just fuck. Sono contento. Io pure io, spero il prossimo mese e mezzo di stare giusto, che poi devo farmi quella di mantenimento e poi posso liberarmi da sta roba. Certo, devo prendere a mangiare 12 panini del McDonald's. Vabbè, poi... e comunque ti hanno insegnato una... ti hanno dato una regola. Sì. Allora, Tainted Lens fa raddoppiare il danno delle mosse non molto efficaci. Peccato che... Shadow Force ci piace, eh? Shadow Force forse ha pure priorità? Lo outplayiamo, ragazzi? Forse devo mangiarmi il banco, arrivo. Ciao, è outplayata sta roba? Solo che ho 4 tentativi di questa cosa. Continuiamo. Non ci colpiremo mai, cioè non mi colpirà mai perché sono più lento. Ma abbiamo pure 14 d'attacco, quanta difesa c'è sto Scyther? Io continuo, Scyther, non c'ho problemi. Il problema è che poi abbiamo finito le mosse di danno. Lui rimane a... un ottavo di vita. O forse muore. Sweet Kiss, su cosa lo faccio? Su lui che va in dig? No, pure Malcomune, c'ha. Ci arriviamo giusto giusto, secondo me. Oh, Buizel, che cazzo fai? Ha trollato Buizel. Si muore qua. Cazzo, era veramente la situazione molto memosa. Poteva andare bene, poteva andare molto bene. Scyther di base è restato un full evolved. Beh. Quanto ha? 4 pass? 400, più di 400 avrà? No, non ha trovato... sì, è giusto, non ha trovato Scyther. Ha fatto pain split e quindi... io ero nel turno prioritario, tra virgolette. 500 BST, c'ha Scyther, mi sembra un po' tanto. Mi fido, però. Adesso continuo a fare promesse che non mantengo. Ora mi ordino la cazzo di cena. Allora, aiutatemi. Sushi Japanese Restaurant. Aspetto un'ora. La bottega del kebab. Sushi. Forza ordinate voi di solito? Shizu e Scyther hanno entrambi 500. Ah, figo saperlo. Pensa, Art Gold è il gioco Pokémon della tua infanzia. 10 anni prima, Pokémon Oro era il gioco della mia infanzia. Forse più di 10. Avevo 7 anni quando mi hanno dato Pokémon Argento. Allora, un Salmon Bignè, sicuro. Questi qui rosa sono buoni. Pink Salmon Passion, Uramaki rosa, Mazzancolle tropicali in tempura, Salmone Maio, Tobicco, Erba Cipollina. Ma li hanno cambiati, non era quelli che prendevo di solito. Uramaki rosa, Mazzancolle tropicali in tempura, Tartar Ebi, Japanese Crab Stick, no. Uramaki rosa, Mazzancolle tropicali in tempura, Tonno Pinna Gialla, Tobicco, Olio. Ma hanno tolto quelli che piacevano a me col mango. Disastro. Black Tiger, Ebi Tempura, Nigiri. Kebab Pizza Venezia? No, io ordino il kebab della stazione. Quello della stazione di Trento penso sia... cioè, potrebbe avere una stella Michelin se andassero a fargli i controlli qualità. Perché è troppo buono, troppo buono, troppo buono. A parte che non prendo il kebab, ma prendo i cevapcici, che sono le salsiccette croate. A me fanno troppo buona quella roba. Troppo fucking buona. Allora, io adoro gamberi e salmone. Tonno così così, altri pesci...
Mediocre. O se no facciamo California, Philadelphia. Basic, noioso. Hanno aggiunto roba nuova, che finalmente. C'è un menù piccolissimo, Zushi. Roppongi Hills, questo non ho mai letto. Gambero fritto, frittata, olio al tartufo, lattuga. Oh, non so se voglio mangiarmi le uova nei sushi. Vabbè, andiamo di roba... Classics. Arrivo, eh. Tanto qui selezioniamo il nome. Ah, questo qui, sì sì, è il mio. No, ma l'han cambiato. Che scam. Pink Salmon Passion. Questo. Prendi. E poi ci mettiamo in mezzo Salmon Roll Philadelphia. Ma sì, dai. 25 euro, dimmi te. Apple Pay. Ok, fatto. 20:45, 21:10. Arriverà alle 21:30 come al solito. Cos'è la pizza venezuelana, ragazzi? Rosso, 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 rosso. Quiflish, Cacleon, Cricketoot. Una fatica è passare con Cricketoot, eh? Rock Throw, Triattack. Bah, mi piaci, socio, mi piaci. Triattack, interessante. Che fa Q-Charm? Tra l'altro, voi li leggete da culo perché sono metà sopra e metà sotto. 30% chance on fluctuating attack in Pokémon on contact. Fortissima sta roba. Abbiamo un sesso o Quiflish è asessuato? Questo è da capire. Maschio maschio. Vediamo se Pokémon è un gioco inclusivo per tutti i gusti sessuali o meno. Vediamo se riusciamo a infatuare anche un maschio. Costa 25 euro la mia cena. Un po' tanto, forse sì, però c'ho voglia di cucinare oggi. Beh, qua è Triattack sempre. Shadow Punch. Vabbè, ciao. Ciao, 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 ciao. Ma Zushi non fa risolvere... Ma Zushi ha un menu minuscolo. Cioè, c'ha quattro robe in croce. E è un po' come il McDonald's a volte, no? Che aveva dei panini che li fa solo periodici. Ho visto una storia di Nello Taver oggi che si lamentava, che è la stessa cosa che penso io. Avevano dei panini così buoni. E figa, adesso sanno fare solo Crispy McBacon e Gran Crispy McBacon e Crispy McBacon pollo e Crispy McBacon doppio. Figa, è buono il Crispy McBacon, ma ha rotto il cazzo. Sono 10 anni che c'è solo quello. C'era, una volta c'era il Big Tasty, il 1955, il CBO. Quelli erano buoni in culo. Omanite. Flareon. Omanite. Vai. Dai che farmiamo un po' di run. Se ne facciamo 20 oggi, in 3 ore e mezza 20 run. Madonna, monopoli, sono troppe, 80 run. Devo streamare 4 giorni a settimana, 3 ore, ma non ho tempo io. Io devo fare i video di YouTube. Devo fare le partite a LOL, devo farmi le seghe. Cioè, nel senso, non posso fare tutta la vita sui Pokémon. Ma in Francia c'è il CBU, ad esempio. Ma io... Una volta ero andato a un McDonald's di Bolzano e avevano ancora il Big Tasty, ad esempio. Power Whip mi fa...
Marvel Scale, increase defense by 1,5 with a major status. Beh, non ce l'avremo mai. Ma Power Whip fa solo tanto danno, non è quella con la ricarica, non è Grass Knot. Psycho Cut, secondo me lo teniamo. Cioè, secondo crit di fila, eh? C'è la fatica, ottieni 3 crit di fila in 3 run al laboratorio? Comunque, ragazzi... Ah, entro e vedo un bel reset. Sì, ha preso 2 crit di fila. Zio Becco. Chiamiamolo Spawn, dai, sto personaggio. Andrà avanti. Io me lo gioco il gettone tra un po', mi sto rompendo il cazzo. Però vorrei trovare un Pokémon che sia... Forse su quel Lugia potevo giocarmelo. No, serve ancora più BST. E blu. Kingdra. È il mio preferito Kingdra? No, ho tutti i Pokémon di colore blu ma non Kingdra. Ma Mamoswine è mio? Mamoswine è blu? Sì. Mewtwo! Era il mio ultimo Pokémon, Mewtwo! Allora... Qui giocarsi il gettone è da criminali perché Mewtwo perde a Kingdra probabilmente. Sì, giochiamo fino al sushi. Guarda che Mamoswine potrebbe... Vabbè, a parte che dobbiamo prenderlo perché io non lo spreco gettoni per un Mewtwo into Kingdra che è un suicidio. Abbiamo Judgment, sono 100 danni flat, così, giusto? Ah, se tengo una plate, che sono quelli che trovo prima, non so cosa fossero, fa danno tipo Weather Ball, interessante. Double Slab fa cagare, Rock Throw fa cagare, Mirror Coat. Mirror Coat. Mirror Coat è la nostra Water Absorb. Vabbè, Water Absorb contro con Ground, ci interessa, no? Dai, non rompere il cazzo, Poli. Mamoswine, ne ha di punti. E non so dove siano distribuiti perché c'ho 8 di speed e 20 di vita. Probabilmente è tutto in special attack, special defense. Ok, Judgment e Mirror Code sono le nostre out. Io vi direi una cosa. Abbiamo 8 di speed, quindi sicuro attacca sempre prima il Mewtwo. Se il Mewtwo mi fa una mossa speciale che mi fa 19 danni, io gliela Mirror Code in faccia, mamma mia. Mamma mia se si gode. Avete altre idee? Ragazzi, le volte che ho riavviato sono il numero dei try. 20 volte ho riavviato. Rock Throw, tienila in caso becchi Shedinja. Ragazzi, non mi interessa Shedinja. Mi interessa battere Mewtwo, che ha 3 livelli più di me. E 600 di BST. 680 di BST. Mirror Coat è la play. Mirror Coat è la play. Focus Blast? Speciale da 120? Mi ammazza però. Puttana. Se la reggevamo era la play. Se la reggevamo era la play. Avevamo anche tanta, avevamo tanta difesa speciale pure. Cos'è? Dismiss. Cioè noi 530 BST che sono tanti, tutti distribuiti in special attack e special defense. Cazzo, peccato. Ground Ice era 4x quella roba. Probabilmente era addirittura 4x. O 2x sicuro. Faccio un sacco di confusione tra Ground e Rock. In teoria la lotta batte roccia, non batte Ground. Quindi era un 2x, era 240 danni da un Mewtwo speciale. Sì, e poi ce l'ha già abbastanza innato l'attacco speciale che scala bene Mewtwo. Ok che sono randomizzate, però. Mi sembra di capire che un pochino lo scaling sia... No ragazzi, tranquilli, non era crit questo, era super efficace, stabbato a 240. No. Vabbè ragazzi, ma arriverà il nostro momento. Scizor! Mio Pokémon preferito. 4x dal fuoco? Chi se ne frega, tutto il resto resistiamo. Onix, Electrode. Bella Scizor. Flamethrower, Giga Drain, Nightshade. Speed Boost. Mi piace Speed Boost. Special Attack alto.
Vabbè ragazzi, giochiamo solo di flamethrower mi sa, perché Nightshade è ombra notturna, fa danni in base al mio livello e per ora fa 5 danni. Più avanti, al 100, farà 100 danni. Gigadrain in bannata, I know. Fatemi uscire dal lab. Certo che è Trustable, ragazzi. Impara pure le mosse questo. Con calma, famo tutto. Onyx. E Gigadrain posso usarla adesso? Nel lab si può. Lo gigadrainiamo. Ma può avere fuoco pugno 4 per l'unica mossa che mi fa 4 per Onyx? Merdosissimo. Ma può avere più speed di me? Un Onyx? Sì, ho 13 speed. Cazzo, era bello. Vaffanculo. Onyx veramente è il Pokémon più scarso di sempre, eh? Probabilmente avevo più stazio di lui, nonostante fosse tre livelli sopra. Poi gli ha visto 250 punti della carta e ha detto no. Che vuol dire? Che vuol dire, ragazzi? Spiegatemi. C'è rimasto malissimo. No, io ci ho rimasto malissimo. Tanto se non me lo dicevate voi, ragazzi, io quei punti non li mettevo mai, perché diciamo che la mia cultura Pokémon leggendari e misteriosi, oltre la Gen 4-5, è scarsetta. Perché io i leggendari mi son finito il Pokédex di Spada e Scudo e quindi li conosco tutti, sì, ma non so di che gen siano e alcuni li ho presi, li ho messi nel box e non li ho più visti. Quello mi pareva addirittura un altro, quindi... Ah, mi ha messo lo script negativo da quella carta. Ah, ho capito. Sì. È così che è andata. È da quando abbiamo fatto quei 250 punti che non passiamo il lab. Poliwrath, Stuntler, Volbeat, dai. Bone Club. Attacco ne abbiamo. Speed non ne abbiamo mai. Dragon Claw. Impossibile avere Dragon Rage. Ma non rosichiamo. Bone Club dovrebbe scoparselo a... Ah no, è terra, non è lotta. Vediamo. Full Restore. Ci piace. Non siamo contro Stuntler. Faccio sempre confusione. Perfetto. Allora, eruzione non è la nostra socia. Morti? Probabilmente sì. Bone Club itta due volte. Fammi capire. Non credo. ...10% di flincharlo. Questa è Dragon Claw. Sì. Sand Attack... ...non possiamo fallire, dai. E lo reggiamo questo... ...e vi dirò di più. Lui si deve ricaricare. Non lo reggiamo. Dai ragazzi, che se arriviamo a 30 try siamo quasi a metà e va bene. E va bene come prima giornata. No, ho fatto control info la prima volta che fail. Stavo 126, io pensavo che Volbeat... Non ci ho pensato che fosse... Cos'è Volbeat? È coleottero e basta, coleottero volante. Pensavo fosse avesse un po' di erba dentro e quindi potesse resistere a... Basta! Le ultime parole famose, sì, 150 stab, quello è vero, eh. Ho detto, beh, si deve ricaricare, abbiamo due out. Camper c'era tutta le prime due ore, praticamente. Poi abbiamo fatto uscire video su Noob Live, penso, sì, di... La live di Adiemogus. E domani, dopodomani, credo, esce pure un altro video con Lever e Chris su Top 10. Avevo un piccolo lavoro da fare per un film che esce e...
abbiamo fatto, siccome abbiamo fatto top 10 di recente, abbiamo detto dobbiamo far uscire, non possiamo far uscire due top 10 di fila, quindi abbiamo fatto uscire 3 video in una in 10 giorni, cosa mai successo nel nostro canale. Kabuto lo scopiamo con qualsiasi Pokémon d'acqua che ci sia. Regigigas, Latios. Come funziona, ragazzi? Regigigas non posso prenderlo, quindi posso scegliere o Kabuto o Latios. Latios non posso prenderlo, quindi devo giocare con Kabuto. Quanto è worth il gettone su Regigigas? E Regigigas contro chi mi va? Contro Kabuto? Non so se voglio farlo, eh. Sì, ma io non voglio spendere un gettone, ragazzi, per far 20 punti, capito? Ma è gettone per fare autoflab. Faccio... Non faccio neanche il livello 6. Mi darà una poke... Una... Ditemi il BST di Regigigas. Ehi, Siri. BST Regigigas. Ok, ecco Gigi D'Agostino dall'applicazione Spotify. Non ti ho chiesto questo. Dov'è Spotify? Chiuditi. 6,70? Ok, ce l'abbiamo. Gettone, anzi 10 punti gettone se lo usiamo. Regigigas, la mia assistente vocale l'ha inteso come Gigi Dag. E quindi Regigigas si chiamerà Gigi Dag. È uno Slaking che cresce male. Convincetemi, convincetemi. Non ne vale la pena adesso. I punti sono dimezzati. Latios sarebbe meglio secondo me. No, Latios non credo. Con abilità random Regigigas è sbloccato. Cos'è che aveva Regigigas di abilità? Io l'avevo pure giocato un po' in competitivo. Ah, c'è solo start Regigigas. È vero. Sì, tra l'altro anche per l'altro sono dimezzati i punti, certo. Restarta. No, non posso usarlo per uscire dal laboratorio, Regigigas. Ragazzi, quante mosse impara Regigigas? Che se ne impara zero, mi appendo le scarpe al muro e smetto di giocare a calcio. Mosse che impara Regigigas. Allora. Ne impara... consenti tutto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mosse impara. Di base immagino che gelo pugno, fuoco pugno, tono pugno, mega pugno già le abbia di base. Quindi ne impara 4 in meno, 5 in meno. No, tutte all'inizio impara 4 mosse. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mosse impara. Raga, io vorrei tanto usarlo un gettone. Cioè, ne diciamo una settimana, capi? Su chi lo usiamo? Su un Hyper Normie Slaking? Usare il gettone su Latios è folle, perché Latios deve giocare contro Regigigas che se lo scopa. Se Latios battesse Regigigas farebbe un botto di livelli e avrebbe probabilmente senso. Raga, non so cosa fare. C'è Fabio che da solo sta facendo restart per tutti, però... Dai, proviamo Regigigas. Dai. Gettone? Ma cosa c'è di meglio in realtà? Cioè, sì, qualsiasi Pokémon che impara più mosse di Regigigas c'è di meglio. Però è proprio così brutto. Poi la Siri... Non è partita. Mi ha fatto partire pure Gigi Dag.
Regigidag lo chiamiamo. Sì. Sì, beh, la lotta la faccio con Kabuto in caso, ma non voglio. E... punti e try. Tra quanto mi arriva il pranzo? Cioè, non posso lasciarvi col... Tanto il sushi non va... Si può mangiare anche freddo. Boh, sì. Ci facciamo mezz'ora di Regigigas. O 2 minuti se moriamo subito. Interagisci. Si usa. Si usa il bottone. Il bottone del gettone. Spawn. Lo spreca? Capiamo. Natural Cure, Woodhammer, Eruption. La prima mossa la impara al 25. Woodhammer, dimmi che non si deve ricaricare. Prendo recoil. Fa sbocco. Fa sbocco. Ma va bene così, dai. Sicuramente Kabuto con Woodhammer lo smolecolizziamo. Che palle, lo sapevo che l'avevo pure scoutato su internet. Mamma mia, che enorme. Sono 4 slot di pixel. No, il fatto è che non riusciamo ad arrivare al livello 25 per la torre Sprout. Omewa, Moshinderu, Nani. Bravo Regigigas. E daceli sti 10 punti marcissimi. Uscire dal lab, fatto. Oh, ho tolto la chat, scusate. Vedatemi la mia chat. Shot! Ok. No, sono 10 punti. Sono 20 punti uscire dal lab. Sono 10 punti la rank Regigigas. Mo, non scoutiamo neanche perché se trovo un Kingdra qua mi faccio del male. Diamo la Pokéball. La caramella rara. Diamo il calcio. Calcio figa. Ma Trustel bro, ragazzi, ci sono più di 20 Pokémon nella torre Sprout, probabilmente. Non ho mosse per ucciderli. E Woodhammer mi fa un terzo del danno come recoil. È un suicidio mediatico. Fammi rosicare. Gioco, fammi rosicare. Krigadut. Ok, non rosico per fortuna. No, ma ottimo utilizzo. Ragazzi, a posteriori tutti dei geni, qua vedo. Guarda che figo quando entra quando entra nelle porte Regigigas che non ci sta. Whoop, Pokéball. Piplop. Ah, se troviamo abbastanza cure ho una bella idea. Allora, sul primo Pokémon al 5 facciamo 15 embargo ed encore, ci curiamo. Dopodiché procediamo a scontro. Ma tanto il 25 quando lo faccio? Dopo Falkner addirittura, mi sa, Beh, ragazzi, è un gioco random, quindi ci sta. Cioè, abbiamo avuto Pokémon starter merdosissimi con delle mosse fuori di testa prima, non so se vi siete resi conto, quindi ci poteva stare che ce le avesse anche lui delle mosse umane, dico. Non dico, dico umane. Peggiore dei casi cos'eravamo? Eravamo
Kabuto contro Latios. Capite anche voi. Iron. Stiamo trovando un sacco di roba per buffarci, ma non abbiamo ancora statistiche abbastanza alte per che questo 10% sia effettivo. Iron aumenta la difesa, no? 23? Ci va 24? Neanche. Neanche di uno. Kabuto ti portava la Lega. Sì, a posteriori sì, nell'universo in cui... sì, mi portava la Lega. Dai, non molto efficace. Porco cane, Blastburn già sto socio. Ma noi siamo normali, non siamo neanche acciaio. Allora, siamo imbattibili. Guarda, io vado dritto perché tanto... Non ho perso vita, giusto? Perfetto. Woodhammer. Ok, Rock Polish non fa una sega. Eruzione è lo zampillo di fuoco, no? Mi fa danno in base a quanta HP ho. Sì. Toto è il più inciaddito del mondo, quello, sul serio. Va, via, Spirit Bomb. Figa, fa fatica pure a salire di livello sto coso. Ci fossero dei punticini pure. Ma Spirit Bomb non è un per caso un leggendario primo di allenatore? No, non c'entra un cazzo, è misterioso Spirit Bomb. Eh sì, ragazzi, la chat fa un po' cagare Stream Elements per la chat, mi spiace. Adesso va, ma... No, però sta andando la chat, dai. Con Woodhammer lo prendi sempre il recoil, secondo me, anche se uccidi. Riusciamo a prendere la porta? Sì, bravo. La mia cena arriverà dopodomani. No spas. Scopato, easy. Non era l'allenatore? Ma ero di fronte a quello col cappello da pescatore! Ma porco Giuda! Ragazzi, allora, non avremo mai full creato la Sprout Tower, ne siamo 100% consapevoli. Vabbè... La run del gettone pure, fatevi vedere cosa aveva questo. Guarda, Kyogre. Moriva da Woodhammer. Fatemi fare un po' di scienza qui. Fatemi non rosicare. Eravamo morti. Cioè, avevamo la pozza in realtà. Fight. Fa tutto schifo su di lui. Eruption. Un po' avanti andavamo. E facciamo che resettiamo subito e non lo diciamo più a nessuno. Non è successo niente, ragazzi. Ma chi di Apoli cosa? Il Taran è persa, ragazzi, è persa. Ma era andata a fare in culo ancora fin da prima la run. Tranquilli, non è successo niente. Abbiamo ancora 3 gettoni succosissimi. Vale se non uccide un elettore opzionale? Sì. Ma ragazzi, era doomata la run. Cioè, Woodhammer... cioè, non riusciva a fare 15 Woodhammer. Morivo dopo 6 Woodhammer. Potrei chiedere se mi ridanno il gettone in cambio di 10 punti. Così. Tra 6 minuti arriva il mio cibo. Ragazzi, ci vediamo il Pokémon blu e vediamo cosa fare. Se passa o meno. Mime Junior... Il Gatton o Gallade? Gallade. Boh. Se vinciamo la run, bene. Se perdiamo la run... Resettiamo e ci vediamo, penso, giovedì. Con sta roba qua. Direi che giovedì questa roba qua, venerdì a Mogus, e sabato e domenica... Ve ne tiro dritto un altro paio di run, mi sa. Coda laggante. Claw Fossil.
Televisione, guarda, puoi prendere il pallino della live, tirarlo indietro fino all'inizio e riguardatela tutta. Allora, inner focus. Oh, abbiamo special attack, merda. Oh, tutto schifo. Non flinciamo. Quick attack, stab, wow. Qua si va di Blizzard. Blizzard e lo frizziamo, vi dirò. Va bene, signor Gallade. Dai, sono soddisfatto comunque. Sono soddisfatto, ragazzi, di queste run. Io mi diverto, eh. Cioè, ci stai qui tutto il giorno. Il rosso fuoco ne ho fatte 600 per i cazzi miei. Dalle 4 del mattino in poi. Da mezzanotte alle 4 del mattino. L'obiettivo della sfida è vincere la Lega con un solo Pokémon. Con stats randomizzate. E mosse randomizzate. E avversari randomizzati. Tutto randomizzato. Luminion, Nuzlaf, Psyduck. Io direi che questo Luminion con Blast Burn molto bella e Water Gun Stab ce lo vediamo la prossima run. Prossima volta che giochiamo. E questa live la metto pubblica. Adesso poi parlo con Andrea e capiamo. Però penso che debbano restare pubbliche perché poi li possa guardarle. Sul gruppo della pila hanno tirato fuori questo dubbio. Io ho trovato una Pokéball qua, ok? Io potrei andare a scautare qua sopra un Pokémon al lotto e farmi l'autoflab easy. Hanno trovato una Master Ball, mi ricordo. Penso forse Meliodor. E hanno detto che no, non si può. Allora, non ho quello di mezzato. Sì che è ancora dimezzato lì, come mai? Vabbè, non c'è problema, hai fatto 0 punti. Tra 2 minuti arriva la mia cena, in fondo alla mia via il tizio. Ragazzi, io qui salvo. E vi saluto e ci vediamo alla prossima. E provo a mettervi la live pubblica, così poi chi vuole vederla se la vede. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao ciao.